Bentornati a Vera Mattina Estate, un po' ventilata come puntata questa, però noi siamo sempre qui pronti a portarvi attualità, territorio, informazione, storie, tantissimi ospiti e tantissimi argomenti come sempre. Viaggi nella storia, nel mondo della cultura, gli eventi e tutto quello che sta succedendo esattamente in questo periodo storico. Noi siamo pronti per farvi compagnia e soddisfare ogni vostra attenzione nei nostri confronti. Io vi ringrazio uno ad uno perché veramente ci seguite numerosi e soprattutto ci date una sorta di conforto, di motivazione per poter continuare a fare questo lavoro e farlo nel miglior modo possibile. Per quanto mi riguarda, siamo quasi arrivati alla fine della mia presenza qui, poi ci sarà la bravissima Ludovica Pelliccioni che continuerà per tutta agosto, per famigerato Ferragosto, insomma non vi lascerò da sola, poi ritorneremo per i saluti finali a settembre. Ma iniziamo con questa nuova puntata. In regia saluto e abbraccio, e mi manca un pochino, lo devo dire, però non lo posso dire troppo ad alta voce perché poi dopo chi è qui con me in regia, Marconi si offende che è un po' permaloso. Saluto Enrico Tassotti negli studi di Via Pasubio a Porto d'Ascoli, vedete il vento? Che bello, non potete capire la gioia. E poi il nostro bravissimo, fedelissimo, super, fortissimo Francesco Marconi. Noi lasciamo adesso la linea al nostro Tassotti perché dobbiamo ricordarvi che sì, c'è in palio una Fiat 500 per vincere veramente. Con Vera TV vinci veramente. Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice, spediscilo al numero 349 36 62 246 o via SMS o WhatsApp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 Hybrid. Gioca anche tu con Vera TV e vinci veramente. Regolamento sul sito veratv.it. Io già stavo chiacchierando con il nostro amico perché lui ormai è diventato un punto di riferimento, un pilastro per le nostre puntate, perché ci racconta quella che è la storia intrinseca delle vie, dei luoghi, dei monumenti, delle architetture delle nostre città marchigiane. Sto parlando dell'unico insostituibile Marco Corradi. Buongiorno Marco. Buongiorno a te. Grazie per la presentazione. È la verità e ci tenevo a salutarti in modo speciale ringraziandoti perché comunque sei una garanzia, sei simbolo di professionalità, la tua casa editrice sta avendo tantissime soddisfazioni, ma la cosa più bella che ti rappresenta e che ti caratterizza è questa multidisciplinarità. Cioè nel senso che tu arrivi a toccare tantissimi argomenti, ma soprattutto riportarci quella storia che non è proprio scontata e comune, perché è quella macrostoria all'interno di un sistema che conosciamo ma non conosciamo proprio nei dettagli, quindi aneddoti, situazioni, curiosità, approfondimenti, studi, perché tu fai anche un lavoro di approfondimento pazzesco all'interno degli archivi e non solo, quindi ci tenevo veramente di cuore a ringraziarti. E tu di controparte mi hai portato anche un regalo oggi perché non sei da solo. Sono col presidente del Consorzio di Vinificeni. E buongiorno presidente e benvenuto a Vera Mattina Estate. Grazie per l'invito. Noi siamo onorati, ma soprattutto ecco, sono tantissimo curiosa perché la parola magica è bio a quanto pare. Assolutamente sì, e su questo poi ne racconterà tutta questa avventura del consorzio il presidente, che effettivamente rappresenta una eccellenza del nostro territorio e della nostra regione proprio per la qualità soprattutto inerente al bio. Il consorzio sarà anche nella collettiva Food Brand Marche al 33° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale di Bologna dal 9 al 12 settembre 2021. Una grande responsabilità, presidente. Assolutamente sì. Di nuovo buongiorno e di nuovo grazie per questo invito, per questa opportunità di farci conoscere ancora in modo più ampio. Sì, il consorzio sarà presente, iniziamo, ripartiamo. Dopo questo stop pandemico del Covid, ripartiamo dal Sana di Bologna, dal 9 al 12 settembre, una manifestazione espressamente vocata al mondo del bio.
Il consorzio ne ha tutte le carte in regola per parteciparvi, in quanto oltre l'80% dei nostri consorziati conducono, allevano i propri vigneti in forma bio. Questo è molto molto importante rispetto al territorio, rispetto per l'ambiente e quella parola oggi tanto abusata, ma che in realtà l'agricoltura, il viticoltore stesso già la usava da tempo senza conoscerla, quella che è la sostenibilità. Quindi ok, il mondo del vino, ripeto, già stava già avanti, questa è l'ennesima presenza in un contesto, ripeto, bio. Una zona nostra bio estremamente evocata, è una zona del centro Italia, quindi dove le condizioni sono ideali per poter, permettetevi il termine, combattere la nostra guerra con alcune principali fitopatie del mondo della vite. Quindi abbiamo le condizioni ideali per ottemperare, diciamo, per controbattere l'attacco di queste patologie con metodi molto semplici, quasi i metodi della nonna riportati nel mondo attuale. C'è gente che già utilizziamo, che so, il bicarbonato, la zeolite, oltre al classico, come il zolferrame. Ma molti di noi, si ripeto, sono già più avanti allo zolferrame. Quindi, ripeto ancora, guardiamo molto il mondo del bio e del naturale. Presidente, io sono una persona molto curiosa, mi informo, leggo, mi confronto. Il termine biologico non è un po' troppo utilizzato ultimamente? Cioè, la presentazione del consorzio in questo caso dà onore e prestigio, perché l'83% delle aziende che rappresentano il biologico è un grande segnale e si parte da un grandissimo punto di partenza. Però il discorso è un altro, ci sono troppe aziende invece che utilizzano questa terminologia in generale, parlo in tutta Italia, però poi dopo stringendo, andando a vedere effettivamente sui campi i trattamenti sono biologici, però dopo il resto non è più biologico? In realtà questa parola è sicuramente abusata in settori anche non primari, quindi non soltanto l'agricoltura, anche in altri settori. Certo. Però il mondo del bio, il biologico, quella che per definizione è la condizione, coltivazione meglio del biologico, è normato dal Ministero. Quindi bisogna rispettare determinate regole, bisogna rispettare determinati disciplinari e ci sono delle agenzie di controllo che controllano, degli enti certificatori e soprattutto c'è il Ministero che controlla tutti noi. In realtà l'abuso, se qualcuno nei tempi passati in altri settori sicuramente si fa ancora, ma viene rigorosamente punito, perché ripeto, il biologico è l'unico sistema di conduzione normato dal Ministero. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, non vogliamo fare polemica, ma a differenza di altri sistemi che non sono normati dal Ministero, il biologico è una formula riconosciuta. Naturalmente bisogna diffidare da chi dice che fanno il biologico ma non sono certificati. No, c'è qualcosa che puzza, senza giri di parole, perché se fai bio, fatti anche certificare e hai la possibilità di vendere questo prodotto come tale. Se dici di esserlo ma non sei certificato, io ho i miei dubbi. Oh, attenzione! Il bello della diretta, Corradi è stato colpito, attentato. Cerchiamo, spero che così non possa rifare alcun danno. Era successo già. Non sei primo, non ti prendere questa. Non ho questo regolo. Solitamente porta fortuna, è un'iniziazione qui a Vera Mattina Estate. È con Baracca che è stato. Che è stato un grande personaggio della storia. Personaggio. Quando la cultura e la storia ti colpiscono. Il 12 farò una conferenza, forse sulla prima guerra mondiale. Renato, corri a noi, Renato, togli questa scenografia così non rischiamo di colpire più i nostri ospiti. Stavamo appunto parlando di biologico. Questo presidente è il bello della diretta, noi siamo vivi, ci piace chiacchierare così. E tornando a questo concetto fondamentale, mi viene da fare il ragionamento sul futuro del cibo e delle bevande e di tutto quello che noi anche veniamo rappresentati dal territorio stesso. Quindi si sta andando verso un atteggiamento consapevole e sano. Assolutamente sì, assolutamente. Il bio è una scelta di vita, non è soltanto una formula per gestire i propri allevamenti, i propri vigneti, quello che sia. È una scelta di vita. Io ricordo il salto generazionale quando sono entrato io in azienda da noi, il passaggio da mio nonno a me, e feci questa scelta, parliamo 1990, non parliamo di oggi. E quindi ci sono delle aziende insieme a me che abbiamo aderito a quel tempo, c'era un'altra regola, un altro regolamento, il famoso basso impatto ambientale, che è il percorso naturale per arrivare poi ad un bio consapevole. Naturalmente
parlo per me ma per molti altri, il percorso che abbiamo fatto è stato quello completo, quindi da una conduzione convenzionale, quindi utilizzando dei prodotti chimici a più o meno a calendario, si è passata a una consapevolezza: serve questo trattamento, quindi lo facciamo, non serve, non lo facciamo. E da lì poi siamo passati a prodotti alternativi molto più naturali. È una battuta, permettimi di fare una battuta, che oggi io, qualche volta mi è capitato di dire, lo dico ancora oggi, che fare il bio senza aver fatto il convenzionale è come fare la pace senza aver fatto la guerra. È una battuta, però se uno ci pensa rende molto l'idea, okay? Si gode bene della pace dopo che si è fatta la guerra. Così questo significa essere in pace con l'ambiente circostante, giusto, quando abbiamo la consapevolezza per anni di averci fatto la guerra. Il boom economico ha portato negli anni 50 anche a questo: non c'era il rispetto per l'ambiente, per il territorio. Oggi il mondo è completamente diverso. Io personalmente sono 7 anni che abito una casa in mezzo a un vigneto. 30-40 anni fa sarebbe stato impensabile, assolutamente impensabile. Diciamo i cattivi odori dei trattamenti, ma era impensabile. Oggi è un piacere, io apro la finestra e ho qui, a distanza di questo cartellone, c'è la prima fila di vigna. Ci si vive benissimo, è un contesto veramente, permettetemi il termine, sano. Come dico sempre, il futuro, se segue queste prospettive, è una grande ricchezza. Io, per quanto possa poi parlare e valere la mia parola, la mia riflessione, i ricchi del futuro, le persone agiate del futuro saranno coloro che potranno beneficiare di questo spettacolo, sia a livello proprio funzionale che a livello filosofico in qualche modo. Si ritorna indietro nel tempo, caro Marco, si ritorna a quelle che sono le origini, sempre di più in ogni puntata. Se abbiamo parlato di cibo, ci tuteliamo? Se abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di rappresentazione del nostro territorio, inevitabilmente ieri con Giorgio Incicco, grande chef, cuoco di San Benedetto del Tronto, rappresentativo del Maccheroncino di Campofilone, ci ha detto che fondamentalmente la cucina sta facendo come il gambero, torna indietro. Il vino, abbiamo capito benissimo grazie a questa meravigliosa spiegazione del presidente, come era in passato nelle Marche, poliedrico e allo stesso tempo come oggi? Quindi pecorino, passerina, cioè, ci sono diverse rappresentazioni del vino di OCG marchigiano. Com'era in passato? Era così? Beh sì, il vino è sempre stato così. Probabilmente forse dagli anni 70, con anche un po' incentivato dal turismo di massa, che si è un po', come dire, livellato su prodotti piuttosto standard. E adesso, per fortuna, come diceva appunto il presidente, si sta tornando verso la riscoperta degli antichi vigneti, e quindi si pensi, no, un po' al pecorino di Arquata, che è un po' quello che può essere forse, poi il presidente mi correggerà se sbaglio, l'esempio più eclatante, un vigneto completamente dimenticato che poi è stato riscoperto e valorizzato, e oggi diciamo penso che sia uno dei vini che vanno per la maggiore, non solo qui nel nostro territorio ma un po' in tutta Italia e anche all'estero. E quindi anche questo fa parte della riscoperta un po' che sta avvenendo nell'enogastronomia, anche come nella cucina, come dicevi. Ah, che riflessi! Oggi siamo, diciamo che abbiamo riposato bene, quindi stiamo molto... E quindi ecco, anche nella cucina c'è appunto questa riscoperta dei prodotti tipici, delle tipicità, delle antiche ricette, delle antiche tradizioni. E c'è una cosa che un po' però non viene un po' trascurata, ed è un peccato, però purtroppo le nuove norme igieniche talvolta sono un po' vincolanti. I vecchi arnesi della cucina, che sono invece magari messi un po' da una parte, oppure tecniche di cottura che magari non sono più consentite, che però chissà che sapori magari riuscivano a sprigionare. Penso, ne so, alla cucina al coppo, la cucina sotto la brace, che spesso magari è un po' limitata. Sì, io la pentola in terracotta la uso. Eh sì. Il sugo effettivamente esce in un altro modo. Sì. Beh, terracotta, rame. È arrivato il nostro super Renato che sistema la scenografia, la fissa, così non rischiamo sì. più. E quindi questo è un altro aspetto che purtroppo secondo me non è rispolverato, perché ovviamente ci sono dei parametri oggi diversi, e quindi per motivi di tutela non vengono più rispolverati, usati. Però sarebbe interessante qualche sperimentazione. Dobbiamo di questo farci genere. Una puntata. Assolutamente. In giro e scovare. Sì, sì.
oggetti arnesi e ritrovare. Volentieri. Caro Presidente, il vino del futuro, oltre al biologico ovviamente, che vino cercano le persone che vino vogliono bere? Oggi il vino sicuramente sta andando verso quello che tecnicamente si chiama il monovaretale. Quindi oggi il consumatore è un consumatore cosciente, consapevole, sa bene cosa vuole assaggiare. A prescindere poi se piace o non piace, è una cosa estremamente soggettiva, però assaggia il pecorino, ok, piace. Esempio banale, potremmo dire pastina, no, non piace. Però sa di aver assaggiato qualcosa di ben preciso. Quindi tutti noi, ma nel mondo intero, stiamo andando verso il monovaretale. Perdono un po' quelli che sono i classici uvaggi, magari, ripeto, a vantaggio di questi vini qui. Ripeto sempre, perché il consumatore vuole sapere cosa bere. Vuole sapere cosa beve, cosa beve, e nel contempo si fa personalmente un'idea sua, che poi conserva a casa chiusa nella sua memoria, però sa che quel vino gli piace e l'altro non gli piace. Ripeto, il monovaretale sicuramente sarà il vino del futuro, a prescindere dalla forma di allevamento poi. Marco, abbiamo aneddoti, curiosità, c'è qualcosa che, passatemi il termine, bolle in pentola in collaborazione col consorzio? Beh, col consorzio sì, abbiamo iniziato una collaborazione proprio sulla riscoperta delle tipicità e sulla rivalorizzazione di quanto il vino è stato importante e interessante nel corso dei secoli, soprattutto nella nostra regione. E nelle Marche è nato Andrea Bacci. Andrea Bacci è stato il primo autore di una guida enologica nella fine del Cinquecento. E quindi ecco, appunto, mi riaggancio anche alla domanda che hai fatto prima: quanto è importante il vino nel corso dei secoli? È stato sempre importante, è stato sempre un prodotto a cui l'uomo ha prestato moltissima attenzione. Andrea Bacci, ad esempio, è un personaggio che con il consorzio contiamo di poter valorizzare, di poter in qualche maniera riscoprire, per aiutare poi dopo noi stessi a riscoprire queste belle tradizioni legate all'enogastronomia. Parlando sempre delle Marche, non lo so, siamo in pieno clima rossiniano col Rossini Opera Festival, altro personaggio che ha... È per questo che hai portato il libro, Corradi non sfugge mai nulla. Uno dei tanti personaggi famoso sia per la sua attività di compositore, ma anche e soprattutto per la sua vita estremamente godereccia. Lui fondamentalmente è morto per la dieta completamente scellerata, diciamo, passatemi questo termine, che conduceva, e ovviamente non disprezzava neanche il vino, che ha introdotto in tantissime opere e in tantissime situazioni. Ho proprio utilizzato il vino come escabotage per risolvere, diciamo, alcune situazioni e per cambiare un po' la storia dei protagonisti. E ad esempio, ecco, penso a Cenerentola, che nell'opera di Rossini, ad esempio, ha il patrigno, non ha la matrigna. Questo è uno dei tanti libri che ho portato così per raccontare. Ma so che ti sei preparato anche sulle vie, le cinque vie della bellezza, sì, che normalmente chiedo. Sì. Adesso facciamo partecipare anche il presidente, se vuole, ne può citare anche un paio, non è una vera e propria interrogazione. Sono praticamente, abbiamo riconosciuto attraverso il libro Le vie della bellezza di Vito Mancuso, abbiamo caratterizzato così, raccontando e cercando di capire quali sono i posizionamenti degli ospiti, quindi attraverso la via della bellezza che riguarda la natura, un paesaggio o un viaggio fatto o desiderato, sognato, sperato, oppure un quadro, un artista, una corrente artistica, corrente letteraria o poesia, canzone, giusto? O composizione o corrente anche qui musicale. Quali sono le tue vie della bellezza, Marco? Beh, io sono un appassionato di Rossini, che suggerisco sempre perché è anche terapeutico, è buon umore, è bella musica, è divertente. Che poi apro una parentesi, avete mai sperimentato la musica nei vitigni? Perché a quanto pare le viti ringraziano, sono veramente contenti di sentire le piante e la musica. Questa è una ricerca scientifica. Sì. Beh sì, la musica ha degli effetti. Soprattutto la musica classica. Sì. Beh, la musica ha degli effetti un po' sulle cellule, no? Sembrerebbe, soprattutto appunto quella classica e con determinate frequenze.
E tornando, ecco, alla musica preferita, visto appunto il periodo, ecco, e vista la mia passione, quella che suggerisco e quella che amo ascoltare, soprattutto, ecco, quando magari uno ha bisogno di rilassarsi e recuperare un po' di energia e di buon umore, sono sicuramente le opere rossiniane, perché sono eccezionali, divertenti, poi suggeriscono un approccio alla vita positivo e diciamo, ecco, di affrontarla un po' col sorriso, e quindi è veramente terapeutica come musica. Poi Poi? i luoghi, diciamo così, del cuore, io ne ho uno in particolare al quale sono molto affezionato, è la Badia di Fiastra nel Maceratese. In realtà è una badia, ma in realtà era un grosso feudo della famiglia Giustiniani Bandini, che poi è stato donato dall'ultimo erede al comune di Tolentino, e lì è stato preservato, diciamo, lo stato come era al naturale. Quindi è una delle, penso sia la più grossa riserva naturale del centro Italia. Com'è composta da appunto questo bosco che la circonda, il palazzo della famiglia Giustiniani Bandini, e a fianco al quale, come spesso capitava con le famiglie aristocratiche, c'era la concessione data a dei monaci per costruire una propria abbazia. Quindi si vede in sequenza l'edificio nobiliare attaccato poi all'abbazia con il monastero. Potremmo avere anche la foto, regia. Tutto è stato preservato, restaurato, le aziende agricole, che comunque hanno origine appunto dai vecchi feudatari, sono ancora presenti lì, quindi si ha la Che possibilità di bello. gustare anche dei prodotti di Ci altissimo andrò, adesso livello. vado in ferie, ci andrò Sì, sicuramente. te lo suggerisco perché è un Merita. posto isolato, rigenerante ed estremamente affascinante, perché poi si ha contatto sia con la natura, con la qualità del cibo e con la storia, perché comunque è bello passeggiare in questi viali, avere comunque questo È contesto proprio lì meraviglioso. che viene raccolta la bellezza, quella di cui abbiamo Sì. sempre parlato, assolutamente d'accordo. Per non tralasciare poi l'arte, perché anche per quanto riguarda l'arte hai individuato un'opera che a te suscita tanto fascino. A me l'opera che piace più in assoluto, perché mi dà la sensazione di un'opera d'arte completa, è il Tondodoni di Michelangelo. È tra il 500, tra il 1503 e il 1507 probabilmente la sua realizzazione. E è bella l'organizzazione proprio del dipinto, sono belli i colori e soprattutto è meravigliosa anche la cornice, perché spesso e volentieri dimentichiamo che anche nelle cornici ci sono poi, anche le cornici sono delle vere e proprie opere d'arte. Questa addirittura sembrerebbe disegnata dallo stesso Michelangelo, e è meravigliosa e completa alla perfezione questa composizione armonica della Sacra Famiglia che lui ha realizzato, che appunto venne fatta per un matrimonio della famiglia Doni, e quindi ecco qui il nome per cui il Tondodoni. Caro Presidente, ha pensato a qualcosa che può rappresentare la sua bellezza? Il suo rifugio? Sì. Dove viene coccolata un po' l'anima, no? In realtà sì, ma non ci ho pensato adesso, ci penso da tempo, però dovremmo un attimo adattarlo a questa formula, a questa domanda. La mia via della bellezza sarebbe veramente un bel giro in Italia come si dice oggi, in slow motion, con calma, prendendo tutto il tempo che serve, fermandosi in ogni posto il tempo che serve. Quello sarebbe un mio grande sogno. Spero prima o poi Che realizzarlo, bello! dovunque, senza tappa, senza meta. Ci si ferma, mi piace, sto un giorno, 2 giorni, 3 giorni. No, autostrada, possibilmente anche in treno e in pullman, no macchina. Proprio condizionato dall'esterno, dal mondo esterno, da tutti gli altri, tranquillo, condizionato, neanche condizionato, subordinato. Io non sto lì con i tempi del sistema, tranquillo, a godermi i vari paesaggi che cambiano. Questo è un sogno che coltivo da tempo e che potrebbe rientrare nella mia via della bellezza. Questo già da tempo Un dico da grand tour come si faceva una persona, sì, volta. personalmente se posso, ogni volta che vado in vacanza, quando vado prevalentemente in Italia. Mi
né per una questione economica né per me, soltanto per godermi di queste piccole cose. Anche perché di economico no, uno pensa, diciamo no, che no. Siamo lì, c'è cioè ben poco di economico, però con tutto il rispetto, assolutamente. Questa dovrebbe essere la mia vita, la bellezza, quindi poi adattarmi, vedere cosa c'è da vedere, non solo il paesaggio, non solo i vigneti, ci mancherebbe, vedere monumenti, strutture, opere d'arte, la quello che c'è da vedere, la nostra cultura localizzata nei singoli posti, la piccola cultura che nessuno sa, che nessuno conosce, invece rappresenta veramente l'anima del territorio, della persona, il cambiamento dello stile architettonico delle nostre casali che nella pianura padana diventano cascine, già è notevole, o in altre parti diventano invece feudi, nella zona giù della nostra Sicilia. Questi sono cambiamenti importantissimi, fanno capire tante cose che ci sono dietro, il modo di fare, il sistema di difendersi, il contesto in cui vivevano certe popolazioni. Questa è una cosa che mi piacerebbe molto approfondire, ma con il tempo che serve. Grazie infinite. Presidente, un'ultima cosa, un'ultima domanda, un consiglio che si sente di dare a tutti i 600 coltivatori che rappresentano. 600 viticoltori rappresentiamo, sì. I numeri oggi non li abbiamo snocciolati, però permettetemi una questione di orgoglio. I nostri, noi abbiamo 54 soci, quindi 54 cantine e aziende agricole della cantina, però sotto a ricadute ci sono circa 700, 600, 700, dipende dall'anno, viticoltori che coltivano veramente i propri vigneti. Rappresentiamo comunque oltre il 50% della produzione enologica regionale, che sono numeri importanti, tanto per darci un po' di vanto, dobbiamo sapere che il mondo del vino e dell'uva è comunque localizzato in queste due province, Ascoli e Fermo, ex provincia di Ascoli. Qui è il mondo del vino per quanto riguarda il livello regionale. L'ultimo consiglio, un consiglio che mi sento di dare, ma in realtà tutti lo sanno meglio di me, è di tenere sempre duro, ma ripeto, ogni viticoltore sa di tenere duro, perché noi teniamo duro 364 giorni all'anno per raccogliere un giorno. Quindi siamo abituati col coltello tra i denti. Adesso metto in difficoltà Corradi. C'è un detto, un qualche scongiuro contro, sai, la cattiva sorte dei viticoltori, del legato al vino? Legato al vino nello specifico, adesso non... O una preghiera, un qualcosa che ricollega però, la dura sì. Fatica nel lavorare in questo segmento di... Beh, c'è un di grandi soddisfazioni poi. Sì, sì. Beh, diciamo che c'è in realtà legato al mondo dell'agricoltura, me ne vengono in mente due, il piantarmaggio, quindi, che poi è diventato il palo con la bandiera rossa dopo, diciamo, in epoca più recente con la nascita del Partito Comunista, ma quello si rifà comunque ad un rito di fecondazione di madre terra. E un altro che è più, diciamo, cristiano, è la realizzazione di croci fatte con delle canne e, se non ricordo male, anche con la palma benedetta, che veniva posta all'ingresso del campo proprio per, come simbolo di protezione contro le intemperie e soprattutto di abbondanza, quindi era un rito che si rivolgeva, diciamo, a Dio per alla buona sorte. E veniva posta, scusami, proprio il giorno della Santa Croce. E veniva, il giorno della Santa Croce. Sono giorni precisi. Sì. Il mondo agricolo comunque ha sempre questi dettami più o meno religiosi, più o meno pagani. Adesso comunque si sono persi. Me lo ricordo quando ero bambino, che frequentavo già l'azienda, gli operai, quelli più vecchi, avevano tutti questi detti qui. Tutti quanti. Io conservo, con molto piacere, molto gelosamente custodite, due vecchie sante croci poste da un nostro vecchio operaio che poi è morto, che l'ha lavorato con noi per 30-40 anni, le conservo addirittura in casa, che nessuno me le tocchi, sono croci che ormai sono 10 anni che sono lì, sono semplicemente due canne incrociate, per me rappresentano il ricordo di quella persona, di alcuni momenti in cui si vivevano. Io andavo in azienda la mattina e c'era sempre un detto quel giorno, un proverbio, che bello. Continuo, assolutamente, ogni giorno era dettato da un modo di fare, un modo di dire. Retaggio culturale imprescindibile tra cristiano e pagano, sì, che in qualche modo hanno regolarizzato, regolamentato, condotto, sì, ad oggi la vita dei viticoltori e il mondo del vino, che ha sempre rappresentato
la nostra Italia, il nostro territorio e adesso più che mai le Marche, perché anche grazie al vino che le Marche sono conosciute in tutto il mondo. Quindi un saluto per chi lavora in questo settore, un ringraziamento al presidente Giorgio Savini, grazie, spero di poterla incontrare presto nelle nostre trasmissioni e in bocca al lupo per l'esperienza che arriverà in autunno, a fine estate, e ringraziamo ancora il nostro unico insostituibile Marco Corradi. Grazie a te. Prossime date, sito, Fast Edizioni. E oggi è uscito un libro in dialetto sulla storia di Sant'Emidio, scritto da una signora brillantissima di soli 96 anni. E divertente. Perché Picasso diceva ci vogliono tanti ma tanti anni per diventare giovani. Eh sì. Una persona splendida, ha fatto questo racconto la sua infanzia e il racconto della festa di Sant'Emidio vissuto quando era bambina, l'ha portato su questo testo meraviglioso che è una lettura breve ma divertentissima. Perché adesso arriva Sant'Emidio, protettore di Ascoli Piceno, dopo il grande successo di questa edizione Quintana, tanto sperata, tanto sognata, è tornata ad emozionare. E si chiuderà appunto con la festa del Santo Patrono, protettore dei terremoti. Qui potremmo fare un'altra puntata. Marco. Ah, volentieri, sui terremoti è fantastica. Noi facciamo così, Presidente, andiamo alla ricerca di proprio quella peculiarità, ma è bello perché così possiamo conoscere il nostro territorio, lo facciamo proprio appassionatamente, perché poi quella via, quella statua, quella piazza, quella rua avrà ancora più un significato, consapevolmente, o quel tratto di spiaggia, e tutto ha un perché, tutta una spiegazione, e noi in primis che abitiamo questo territorio dobbiamo assolutamente conoscere, dobbiamo avere sacrosanto diritto di poterlo portare avanti, di divulgarlo, di informarlo, ma farlo assolutamente nostro, perché è così che si ha identità e si possono fissare bene le radici e non far dimenticare la tradizione e la storia. Grazie per questo inizio. Grazie a te. Marconi, ti è venuta voglia di vino? Abbastanza, abbastanza. E chissà se ci saranno sorprese nell'arco della puntata. Chissà, chissà. Intanto ho un regalo per te. Pubblicità. Buongiorno, la regia mi fa gli scherzi, togliamo il rientro per piacere, regia, perché non potete capire com'è difficile parlare con il rientro, mi fanno gli scherzi, lo fanno apposta, io vi adoro lo stesso, vi voglio lo stesso bene. Dicevo, buongiorno, e così allargo le braccia perché accolgo la mia amica Giorgia D'Autorio, la dottoressa, buongiorno, una sirena che viene dal mare. E oggi sì, sono uscita direttamente dal mare. Ti sta piacendo San Benedetto, di la verità. Mi sta piacendo tantissimo, poi nell'arco di poche ore è stato ancora più bello frequentarla. Ti vedo proprio rilassata, riposata. Esattamente, ho fatto le giuste ore di sonno, quindi proprio ci voleva questo momento di relax, quelle 2-3 ore per poi rimettersi in macchina, però veramente rilassata. Noi facciamo così, scherziamo perché siamo delle burlone, ma noi siamo qui per divertirci e chiacchierare un po'. Ha avuto talmente tanto successo la tua rubrica in collaborazione con la dottoressa Laura Rivolta, che abbraccio e saluto e veramente con il cuore, perché la dottoressa ti arriva dritta al cuore, ha questa comunicazione, questi occhioni azzurri che praticamente riesce a veicolare con tutta la sua dolcezza la grande professionalità che la contraddistingue. Assolutamente, ma soprattutto gli occhi ti ipnotizzano. Vero. Cioè sono veramente un carisma e potresti stare ore ad ascoltarla, perché veramente oltre ai contenuti che sono poi fondamentali, riesce a darti subito la giusta nota da prendere per azionarti, e quindi ti dà proprio la spinta, la carica e
ti dà veramente quello che ci serve, l'energia che ci serve ogni giorno. Cara Giorgia, noi abbiamo avuto successo appunto con le prime due, con i primi due appuntamenti, dove grazie al lavoro, alla programmazione che avete portato durante il lockdown, perché ricordiamo che la dottoressa D'Autorio, la dottoressa Giorgia, gestisce e manager di una struttura Wellness Spa che si occupa di attività fisica e non solo da tanti anni, e soprattutto è un punto di riferimento a livello nazionale e un fiore all'occhiello della nostra provincia di Teramo, perché rappresenta il concept innovativo e anche digitale del wellness, quindi fa anche un po' da precursore, da modello a quello che sarà il concetto di fitness del futuro. Non a caso ti ho voluto qui. Ecco, grazie. Non a caso è nata questa partecipazione, perché è proprio questo quello che vogliamo mandare, dei feedback e soprattutto quello che riguarderà il futuro in un periodo particolarissimo dove voi avete risentito tanto della pandemia. E proprio qui la bravura, il riscatto, non siete stati mai fermi e avete iniziato a collaborare con la dottoressa Rivolta, che è un punto di riferimento della comunicazione, della psicologia a livello nazionale, perché collabora con le maggiori testate e soprattutto con i maggiori canali e radio a livello nazionale italiani, e ci onora della sua presenza anche qui a Vero Mattina Estate, e insieme avete cercato di dare delle spiegazioni psicologiche di quelle che sono tematiche che interessano un po' tutti. Abbiamo parlato della seduzione, abbiamo parlato del tradimento, abbiamo parlato di queste dinamiche, e oggi non a caso ci saranno poi degli ospiti che riprenderanno queste tematiche, perché ritorneremo molto indietro nel tempo, come piace fare a noi, come piace fare a noi appunto a Vera Mattina Estate, con l'antropologo Giacomo Recchioni, e andremo a parlare di Eros in Oriente grazie a questa mostra che verrà presentata a Grotta a Mare esattamente dopodomani sera, quindi sabato sera, presso il museo di Grotta a Mare. L'amore fluido, l'eros e tutto questo coinvolgimento che anche del filosofico, e con la psicologa anche Cinzia Valenti andremo a capire quali sono le problematiche principali. Ma prima ancora lo facciamo con te Giorgia e con la dottoressa Laura. L'eros, la seduzione, i problemi di comunicazione fra coppia, ma situazioni nuove, ex novo che devono nascere in un momento di pandemia, non è proprio semplice. No, esatto, e proprio questo, con il progetto nato con la con Laura, è nato per gioco, però anche per un'esigenza, oltre a non fermarsi, di dare quel punto di vista in un momento particolare, soprattutto nella prima fase della pandemia, quindi nel primo lockdown, di cercare come centro, che purtroppo siamo stati chiusi e fortemente colpiti da questa situazione sanitaria, e quindi entrare nell'emergenza attraverso un contributo importante e concreto. Quindi concretamente con Laura abbiamo preso degli argomenti che sono di attualità e sono sempre riconosciuti con grande interesse, e infatti in questi giorni, dopo i nostri incontri, tante domande mi sono state poste, anche perché poi il Covid, la pandemia, ha portato sicuramente ad una situazione, un cambiamento a livello relazionale importante. Noi dalla parte fisica, e quindi abbiamo visto come tantissime attività nel wellness, nel fitness, sono cambiate. Ad esempio oggi ci troviamo a dover gestire coloro che sono stati colpiti dal Covid attraverso dei programmi specifici legati al respiro, legati all'equilibrio, e i trend del 2021-2022 sono proprio legati a queste dinamiche posturali, di laboratori del respiro, e la novità è anche il napping, se si chiama così, cioè i corsi per dormire in palestra, che ti portano comunque a bruciare le calorie, ma a portare anche a una fase di minor stress il corpo. E quindi novità che si affiancano a quelle che sono la realtà canonica del fitness, del wellness e delle attività che si fa in tutte le strutture, in tutte le palestre.
E noi torniamo su queste tematiche che abbiamo in qualche modo già analizzato, perché ci sono arrivate altre domande, quindi approfondiamo ancora di più partendo dal concetto di seduzione. Sì, torniamo nel discorso della seduzione, che ha destato anche molta curiosità, se ne parla poco, e quindi ci è stato posto questa domanda su concretamente quali potevano essere le tecniche di seduzione, e quindi poi l'abbiamo chiesto alla dottoressa, a Laura. Allora, caro Enrico Tassotti, diamo la linea alla nostra dottoressa Laura Rivolta con la prima domanda. È vero che ci sono delle vere e proprie tecniche di seduzione, e se sì, da dove si comincia? Buongiorno Manuela, buongiorno Giorgia e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Sì, ci sono delle tecniche di seduzione, ma il punto di partenza è conoscere se stessi e capire quali sono i propri punti di forza e i propri punti critici, e su questi lavorare. Facciamo un esempio: la persona timida e che vive con disagio la propria timidezza si concentrerà su questo aspetto, quindi tenderà a essere inibito, rigido e a sottrarsi. Invece, capire che non è detto che se tu hai difficoltà l'altro possa comprenderla, e soprattutto a volte anche la goffaggine può essere una forma di seduzione. Quindi importante è capire sui punti sui quali lavorare, fondamentale è darsi tempo, perché ti devi conoscere, ma ti devi dare il giusto tempo, e soprattutto fare anche esercizio. Fare esercizio, io dico sempre ai miei pazienti che l'esercizio lo si può fare ovunque, per cui non è che devi sedurre la persona che desideri conquistare, ma anche qualsiasi persona, che possa essere il tuo genitore piuttosto che un'amica. Bene, quindi a quanto pare ci sono o non ci sono queste tecniche? Allora, cosa ne pensi tu, Giorgia? Ecco, avevamo detto già dalla prima volta, dalla prima puntata, che la seduzione è un'arte, come tale può essere studiata, appresa, conosciuta, coltivata. Quindi quello che ci dice Laura oggi cos'è? Che non c'è un vero e proprio manuale con delle tecniche specifiche, ma saper cogliere i propri punti di forza, di debolezza, e trasformarli in punti che possono essere anche legati alla seduzione, è un elemento e un altro punto di vista importante. Questo perché come è un'arte, è anche un gioco, è bello anche mettersi in discussione, ma con i propri punti di forza. Non necessariamente ci deve essere una tecnica, però ad esempio noi donne lo sappiamo che siamo un po' vanitose, quindi mi sono stupita un giorno quando mi è stato detto: prova a mettere un rossetto rosso e vedrai che qualcosa cambierà. Ed effettivamente l'atteggiamento cambia, come ci guardiamo cambia, e anche quello fa parte della seduzione. Quindi un se gioco, può essere una tattica. Ma è un gioco con noi stessi. Assolutamente sì. Io in realtà la vedo proprio come quando tu esci la mattina. Sì, è vero, tu in teoria vuoi anche piacere agli altri, ma la soddisfazione più grande è quando piace a te stesso. Assolutamente. Perché poi, come dico sempre, siamo le persone con la quale dobbiamo passare il resto della nostra vita, e siamo sicuri al 100%. Questa, l'unica certezza è questa. E allora perché non sedursi? Sì, da soli, perché non giocare con noi stessi e cercare di capire se effettivamente possiamo scegliere quel colore che non avevamo mai scelto dall'armadio, oppure utilizzare un approccio diverso, sicuramente migliorativo del nostro carattere, e fare quella cosa che non avremmo mai immaginato di fare, ma sempre con noi stessi. Poi dopo veramente ci sono delle sorprese quando si tirano in campo queste arti. Assolutamente sì, e quello è un po' una parte fondamentale dell'uscire dalla zona di comfort, no? E quindi sapere che magari all'inizio sembrerà difficile, sembrerà impossibile, e poi invece ci piace veramente tanto, e ci piacciamo. Quindi questa è una prima parte della seduzione, una prima tattica, se la vogliamo chiamare così. Che viene da pensare il rapporto che c'è con le persone che si lasciano e che finiscono un rapporto con l'iscrizione in palestra. È altissimo. Quello è il primo punto, ne parlavamo l'altra volta, è il primo passo, cioè dopo
superata una fase sicuramente di metabolizzare anche uno stadio non facile della chiusura di un rapporto, l'iscrizione in palestra è uno dei motivi quando magari chiediamo come mai sei venuto qui da noi, è perché sto passando un momento particolare della mia vita e quindi mi voglio mettere in gioco, voglio cambiare qualcosa, e quindi l'iscrizione e il movimento, l'abbiamo detto, le endorfine, quello che produce comunque l'attività fisica, è veramente una spinta importante per il cambiamento. Assolutamente. Hai prima accennato alla bellezza, alla caratteristica, no, del gioco, di tirare fuori la parte estetica, che per forza di cose non è che deve essere riconducibile ai canoni estetici di oggi. Sappiamo benissimo, ne abbiamo già parlato in maniera approfondita, ma vediamo con la dottoressa se per sedurre bisogna per forza essere belli. Per sedurre devi essere bello? Assolutamente no, dobbiamo sfatare questo mito, anche perché importante è lavorare sul sentirsi seducenti. Spesso e volentieri, peraltro, seducono di più le persone che magari belle non lo sono, ma importante è riconoscere il valore della seduzione, perché è una sorta di capitale. Una volta che io lo esercito e lo faccio mio, mi resterà sempre ed è spendibile ovunque e con chiunque, ma soprattutto con se stessi. Peraltro ricerche confermano che chi è capace di sedurre, ma sedurre in qualsiasi situazione, non necessariamente finalizzato ad una conquista sentimentale o sessuale, crea certamente un clima più positivo, e quindi ci sono tanti benefici, perché migliora l'autostima, moltiplica le opportunità. Le persone seducenti hanno più opportunità nella vita, ma sia anche professionale oltre che personale. E quindi questo è il motivo per cui è fondamentale fare questo investimento. E soprattutto, altro aspetto importante che mi sono dimenticata, è di viverlo come un gioco, perché se la persona vive la seduzione come un gioco, è più disinvolto, si mette più alla prova e quindi può riconoscere gli effetti positivi che questa produce, perché migliora proprio l'autostima, il tono dell'umore, e quindi metterlo in pratica migliora la qualità della propria vita. La tua strada un pezzo. Bene, la bellezza però in qualche modo stuzzica. Dai, aiuta, diciamo così, abbiamo detto. Aiuta. Io sono d'accordissimo, dottoressa Laura. Anche se bellezza e bellezza estetica non c'entrano tanto con la seduzione, non devono essere proprio associate. Non necessariamente bisogna essere belli esteticamente, ma soprattutto l'errore che si fa è associare la seduzione solo esclusivamente nel campo relazionale con l'altro sesso, comunque in una fase di coppia. In realtà la seduzione si può inserire in tutti i campi, anzi si deve inserire in tutti i campi, anche quello professionale. Ah, sì? Immaginiamo assolutamente nella parte della seduzione l'arte di saper parlare, di saper comunicare è sicuramente un punto a favore e rende la persona sicuramente più seduttiva in questo dall'altra parte dell'interlocutore. Quindi anche in campo professionale, in campo di una vendita, in campo proprio comunicativo, formativo, io lo vedo anche nella formazione, avere questa componente della seduzione è un punto sicuramente a nostro favore. Quindi è come sempre, abbiamo detto, un'arte, un gioco, mettiamoci in gioco. Sai che è effettivamente una riflessione che non avevo pensato. Quando una persona
ti vende un servizio, ti fa una consulenza, oppure ecco, quando comunichi e fai formazione, principalmente c'è un atto di seduzione. Assolutamente. È vero, è vero, è vero, è vero. Brava Giorgia, brava, brava. Se ci farò ancora più caso, perché si innescano psicologicamente gli stessi parametri. Assolutamente sì. E guarda, io lo dico proprio anche quando comunque vengono sempre al club, entrano al club, e in quel momento dico sempre: fate finta di dover conquistare quella persona in maniera naturale, non costruita, cercando di trovare quello che è il bisogno, la necessità, e quindi trasformare questo bisogno, e la persona sicuramente vi ringrazierà. Quindi questa è una parte importante del nostro lavoro. Torniamo. Ai 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 ai. Tasto dolente. Un nervo scoperto, tasto dolente, ne abbiamo già parlato anche tante altre volte con la dottoressa Cinzia Valenti, insomma è un must perché purtroppo a quanto pare fa parte della vita, in un modo o nell'altro ci si sbatte davanti a questo ostacolo, e stiamo parlando del tradimento, che può essere concepito in due modalità diverse, cioè il tradimento quello patologico che... purtroppo deve essere inevitabilmente riconosciuto, perché abbiamo davanti un traditore seriale, una persona, uomo o donna che essa sia, per l'amore di Dio, che in qualche modo ha l'abitudine di tradire a prescindere, ma un rapporto sano non prevede questa patologia, almeno penso. E poi abbiamo il tradimento che può essere una pietra d'inciampo, può essere un qualcosa che fondamentalmente uno non vuole, oppure una grande opportunità di crisi che può anche risvegliare la coppia. Esatto, e in questa la domanda che ci è stata fatta proprio, e forse una delle più ricorrenti, è stata saper se c'è un identikit del traditore, no? E quindi Laura ha cercato di distinguere queste due figure entrando un po' nello specifico, quindi esistono delle persone, saperle riconoscere, e anche esistono dei momenti, quindi saper riconoscere persone e momenti ci portano anche a saperle affrontare in maniera sicuramente diversa. Vediamo la dottoressa Rivolta che identikit fa. Esistono delle categorie, un identikit del traditore? Sì, ci sono dei profili, per esempio il traditore seriale. Il traditore seriale è persona che tende a tradire perché è persona molto insicura, ricerca conferme, ma anche semplicemente per contrastare la monotonia o la noia. Ma sono anche persone spesso e volentieri narcisiste, quindi sono tutti tratti che portano queste persone a tradire sempre e comunque. Quello che è opportuno è capire e valutare l'interlocutore, e quindi evitare, tra virgolette, di diventarne vittime. Poi c'è il traditore occasionale, che magari non è predisposto, però si creano determinate situazioni e può accadere. Anche in questo caso è opportuno cercare di capire perché la persona è stata più vulnerabile, e quindi cercare di comprendere meglio quali sono i motivi. Però ricordiamoci che il tradimento di per sé non fa scoppiare una coppia, è semplicemente un segnale d'allarme che qualcosa non funziona. E poi ci sono, come abbiamo detto prima, i traditori che agiscono perché sono incapaci di capire che soluzione adottare. Altro elemento importante da sottolineare è che chi tradisce vive sofferenza quanto chi è tradito. Sembra un paradosso, però è profondamente vero, perché o sei seriale nel tradimento o altrimenti c'è una sofferenza reciproca. Bene, una vita da single. Siamo soli nell'eremo, appunto. Ah, perché stavo giusto appunto durante la pubblicità dicendo che andrò a fare una vacanza da sola con me stessa. Ma effettivamente le relazioni oggi stanno subendo una vera e propria crisi, perché ci sono patologie psicologiche importanti, ruoli e situazioni complesse all'interno della società che individuano questi traditori seriali e che non ti permettono di affrontare una relazione vera e propria. Cioè,
passa la voglia di innamorarti in qualche modo. Allora, come dicevamo però l'altra volta, mai smettere di sognare, quindi no, mi voglio fidare di te. Dobbiamo farlo. Purtroppo però sì, ci sono queste due categorie, grandi categorie, traditori seriali, che con Laura abbiamo fatto appunto questo primo intervento, io l'ho voluto chiamare il riconoscere il lupo cattivo, i lupi cattivi, no? In questo soprattutto nelle prime fasi di conoscenza, i primi blu, esatto, nei primi, i primi incontri, le prime uscite, saper riconoscere magari il lupo cattivo o il traditore seriale o il narcisista patologico sicuramente ci porta a fare una scelta di dire: ma perché no, faccio un passo indietro, che forse questa non è proprio la persona per me. Oppure il traditore che, come abbiamo detto l'altra volta, è un momento che un momento di difficoltà, un momento di cambiamento, un momento anche nella coppia che può essere un modo per rinascere, un modo per mettersi in discussione e un modo anche per capire il punto di partenza per poi uscire da quella zona comfort e arrivare al cambiamento. Quindi è un punto di partenza, mi piace pensarlo in questo modo, cioè un tradimento, non anche l'atto proprio in sé, ma anche solo il pensiero è un punto di partenza e un campanello che mi dice devo cambiare qualcosa. E quindi... Ma poi la coppia può beneficiare di questo momento secondo te, Giorgio? Dipende sempre dallo stadio della coppia, dal punto in cui si trova la coppia, quindi se ci sono quei margini, e lì ci deve essere una consapevolezza da parte di entrambi, tutto ciò che si mette in campo, orgoglio e il fatto di dire no, io non perdonerò mai, questo dobbiamo un po' accantonarlo, perché l'orgoglio non fa mai bene neanche all'interno della coppia, però in queste fasi se c'è ancora qualcosa da dire e da raccontarsi vale la pena farlo e quindi perdonare e andare avanti. Continuiamo la nostra bellissima chiacchierata su queste dinamiche e non finiamo qua, perché il tradimento porta delle conseguenze. Viviamo in piena emergenza, sappiamo perfettamente cosa è accaduto durante il lockdown, molte coppie si sono ritrovate a casa, cioè magari avevano delle vite completamente differenti, si incontravano per sbaglio correndo portando i figli a scuola, invece si sono ritrovati tutti insieme per tanto tempo. Questo è stato un bene, ma è stato anche un male. Male, esatto. Perché troppo tempo insieme in una situazione abbastanza limitata e circoscritta non fa vivere proprio bene il rapporto. Beh, in realtà dovrebbe essere il contrario, però siamo abituati a vivere una vita senza tempo e quindi non abbiamo mai tempo di fermarci a parlare, di condividere un evento o anche un film insieme, e quindi la mancanza di questa abitudine, di mancanza di tempo, ha portato a doversi mettere fortemente in discussione in relazione, sia a distanza che in presenza, quindi anche le relazioni a distanza ne hanno sofferto. In questo la domanda appunto che ci è stata fatta era se in tempi di Covid i tradimenti sono aumentati o che cosa ha comportato la pandemia nelle relazioni, e quindi questo abbiamo chiesto poi a Laura in questo caso nella domanda posta. Quindi dopo tutti i nostri lockdown i tradimenti, appena riaperte le porte, sono aumentati? Vediamo cosa dice la dottoressa. Durante o post pandemia i tradimenti sono aumentati? Certamente sono aumentate le criticità, perché ci sono state convivenze obbligate, forzate, oppure pensiamo ai fidanzati a distanza che hanno avuto difficoltà a trovarsi, a incontrarsi, ma secondo il mio punto di vista ciò che è cambiato è il desiderio di evasione, perché queste costrizioni che hanno imposto, queste limitazioni, hanno fatto nascere un maggiore bisogno di evasione, ma anche di ricerche di conferme, di riflessioni personali, se che significato ha essere in coppia, se magari la coppia comunque già non funzionava, per cui ha mobilitato tante situazioni critiche.
Altro punto importante è che durante la pandemia tantissime persone hanno iniziato a connettersi virtualmente e per cui questa connessione via web probabilmente poi ha creato la condizione ottimale per poi successivamente incontrarsi, per cui le ricerche confermano che sono aumentati i tradimenti. Sì, sono aumentati. Ci siamo tornati? Ecco, crisi della coppia, quello che avevamo detto, e effettivamente dinamiche messe duramente alla prova. Esatto, questo perché siamo stati forzatamente all'interno di uno stesso ambiente, non eravamo abituati, le coppie a distanza non si sono viste per tanto tempo e questo ha portato sicuramente delle grandi riflessioni nel chi ha avuto la forza di farle, ovviamente, perché tante persone fuggono anche dal mettersi in discussione, riflettere, pensare. Quindi abbiamo avuto il tempo per riflettere anche come stavamo in coppia. E lì sono uscite le varie criticità. Quindi sicuramente abbiamo visto anche che la pandemia ha portato un picco di nascite, quindi sicuramente ha portato sia nel bene che nel male delle riflessioni. Le limitazioni non hanno contribuito a evitare delle piccoli inghippi da tradimento e soprattutto la parte virtuale, tutto ciò che il tempo che abbiamo speso e investito anche online ha portato in coloro che avevano delle problematiche interne alla relazione sicuramente a guardarsi un po' intorno. Quindi anche in questa volta, come dicevamo l'altra volta con il social o comunque il tradimento virtuale, la rete sicuramente non ha contribuito, ma non ha contribuito laddove c'erano già delle difficoltà. Quindi ci ha messo sicuramente in forte discussione, in riflessione ed è uscita poi chi ha saputo affrontare, ha affrontato il problema e lo ha risolto. Chi no invece deve un attimino porsi di nuovo in discussione per capire come affrontare questo momento, perché siamo ancora in pieno caos. Purtroppo i tempi sono quelli che sono, ma noi cerchiamo, come ha fatto la nostra carissima e dolcissima e bravissima Giorgia, a superare, affrontare di petto il problema e cercare di trovare delle chiavi di lettura che possano servire a conoscerci meglio, a cambiare quel gioco di seduzione con noi stessi che ci permette di essere migliori. E quando sei migliore, riesci anche a superare in maniera ottimale gli ostacoli che ci sono, che fanno parte della vita, come in questo momento di crisi. Crisi, non ci dimentichiamo, che significa cambiamento, e cambiamento non deve essere una cosa brutta, è una cosa bella, che va vissuta col cuore, con lo spirito e con l'animo per essere persone migliori, sennò che senso avrebbe vivere? Sempre in maniera uguale, statica. No. E poi ricordiamoci che ci sono delle sane abitudini, quindi essere positivi nel pensiero e nel cuore, cercare di migliorarci, cercare di adattare la nostra vita a sane abitudini come quella del fitness, e Giorgia rappresenta proprio questo, un punto di riferimento professionale. No, fai da te, perché il futuro sarà questo, lastricato di consapevolezza, che sia wellness, il concetto di wellness è ampio e a breve, adesso subito dopo di te per Giorgia, continueremo a parlare di stato fisico e psicologico sano con la dottoressa Anna De Antoni, che è la nostra carissima amica che ci ha fatto compagnia per tutto un anno alle nostre trasmissioni, e parleremo proprio di questo, di medicina funzionale e di medicina estetica in senso profondo, di consapevolezza. E se non mangiamo bene, non siamo positivi con il nostro spirito e non facciamo attività fisica, questo non lo possiamo raggiungere. Io ti ringrazio. È stato veramente bellissimo, questi incontri sono stati utili per tutti, per anche affrontare quest'estate in maniera più positiva, no? È solamente l'inizio. Assolutamente. Intanto invitiamo la dottoressa Laura Rivolta a venire in studio, l'aspetto a braccia aperte, sì, e sì, per farci una bella chiacchierata, ma ormai, cara dottoressa Giorgia, ormai sorpresa, l'abbiamo sequestrata, non lo so se tornerà a Milano, però comunque rimarrà con noi e spero veramente di poterti ritrovare quest'inverno. Assolutamente sì, una per promessa. Tanto fitness, di spirito, di sorriso, perché non so se avete notato, il sorriso c'è sempre. Grazie, grazie infinite, in bocca al lupo Giorgia D'Autorio. Anche a te. Grazie.
grazie alla dottoressa Laura Rivolta. Noi andiamo brevemente in pubblicità. Marconi, ci sei? Tassotti, ci sei? Ci siete? Datemi l'ok, perché adesso vi voglio attenti, perché si parlerà di sani stili, però ve la cavate, perché si parlerà di un inestetismo che colpisce noi donne. Il nostro grande, dopo il tradimento, abbiamo un altro nemico, ovvero la cellulite. Pubblicità. Ma eccoci, siamo tornati! Enrico, pensavi che mi fossi nascosta per fare colazione? Mi hanno tentato con un cornetto alla Nutella, ma io sono riuscita a resistere, perché adesso l'argomento che tratteremo riguarda gli effetti dei cornetti con la cioccolata. Scherzo! Diamo il benvenuto e tornata la nostra meravigliosa, luminosa dottoressa del bene, della salute, del sorriso, Anna De Antoni. Ben rivista a te, Emanuela. Mi sei mancata, dottoressa Anna. Anche tu, veramente tanto. Sì. Io ho mangiato però poco fa un cornetto, adesso parliamo di cellulite. Che cosa succede se mangi queste cose? Io non pensavo che avresti avuto il coraggio di dirlo, però l'hai fatto. No, va bene ragazzi, allora. Io sono per la libertà. Se tu riesci a prenderti cura di te stesso, di te stessa, tutti i giorni, regolarmente, e riesci a mangiare bene in determinato modo, e riesci a fare attività fisica, riesci a dormire le giuste ore di sonno, ogni tanto una colazione calorica ci sta. Si può fare. Sì, sì. Bene, siamo in estate, abbiamo parlato di bellezza e l'aiuto che io voglio dare a tutte le telespettatrici è come poter combattere un nostro, e dico nostro, odiatissimo nemico, la cellulite, o meglio definita da un punto di vista medico l'ipedema. Ora, la cellulite è veramente un problema che per tante donne sembra quasi genetico. Ora io vi darò alcune dritte perché veramente la cellulite si può combattere. Intanto, come medico psichiatra e come medico funzionalista, ho avuto un approccio completamente diverso a questo problema che tanto tempo era stato trattato soltanto in ambito estetico. È importante valutare la postura. Perché vi dico questo? Perché un piede piatto, un piede calvo, una scoliosi, problemi di cicatrici cutanei modificano la nostra postura, modificano la nostra... Allora, mi dicono dalla regia che c'è un problema un attimo sul microfono, quindi che faccio? Avvicino il mio? Cambiamo subito il microfono, velocemente, perché tanto è il bello della diretta, può succedere. Stiamo parlando di queste problematiche, non a caso, a proposito di postura, cara dottoressa, è venuta la nostra bellissima Susanna Zilla, che ci ha fatto fare degli esercizi di yoga. Lei si arrabbia sempre perché io ho una postura errata, tendo ad andare in avanti, perché metto tanto carico sulla cervicale, però questa è una cosa fondamentale, che dice siamo tutti collegati. La postura, se errata, inevitabilmente va a influenzare l'organismo in un altro modo, e quindi c'è una sorta di circolarità che attacca il campo circolatorio, presumo. Sì, sì, è quello. Sia il reclutamento muscolare quando si cammina, sia il reclutamento muscolare quando si è seduti, sia il discorso della circolazione. Quindi è importante la corretta seduta anche quando si è in macchina, anche quando si è seduti in ufficio. Noi ad esempio siamo con le gambe accavallate, non è una postura corretta per il ritorno venoso e linfatico delle gambe. La presenza di cicatrici, tante donne hanno le cicatrici sovrapubbiche, non sono un aiuto per il ritorno veno, linfatico e, concedetemelo da medico funzionalista, energetico dalla pianta del piede verso il cuore. Quindi una valutazione posturale va sempre fatta. Va fatta una valutazione metabolica. È importante indagare il funzionamento della tiroide e quindi di tutto l'asse cortico-surrenalico, la funzionalità ovarica, in quanto un sistema endocrino che non funziona bene porta il corpo a trattenere liquidi, a rallentare il metabolismo.
è importante la valutazione del piano alimentare che il paziente fa, che non significa fare la dieta dimagrante, non significa fare delle restrizioni, ma significa valutare un'alimentazione personalizzata. Io nel mio studio faccio il test per le intolleranze alimentari e vi posso assicurare che ci sono pazienti che hanno delle intolleranze anche ad alimenti sani, il che non vuol dire che quell'alimento dovrà essere escluso per sempre, però per un certo periodo della loro vita sì, perché devono, tra virgolette, disintossicarsi, quindi l'alimentazione va riprogrammata. È come mettere tutto quello che un paziente vuole mangiare su un tavolo e riorganizzarlo nell'arco della giornata. Questo perché? Perché la mattina noi possiamo anche mangiarlo un cornetto, possiamo mangiare tanti carboidrati, i grassi, gli zuccheri, il nostro corpo ha bisogno di energia, è l'uomo primitivo che è in noi. La sera dovremmo fare un'alimentazione molto povera, molto leggera. Perché, come dici sempre tu, dottoressa Anna? La colazione da re, il pranzo da regina e la cena da povero. Perché la sera il nostro corpo legge un rallentamento del metabolismo e tutto quello che noi mangiamo quando fa buio, e qui ritorna l'uomo primitivo, il nostro corpo lo legge come un qualcosa che deve essere accumulato come riserva per il giorno dopo. Paradossalmente le stesse cose che noi mangiamo a cena, se ce le mangiamo alle 3 di notte, quando il cortisolo tende a salire e quindi a riattivare il nostro metabolismo, ci fa ingrassare di meno. È importante l'aspetto psicologico. Lo stress neuro, psico, endocrino, immunitario crea uno scombussolamento sul nostro organismo. E lo stress non è soltanto quello che ci capita nella giornata, ma è come noi lo viviamo. Cambia completamente l'approccio. Faccio spesso questo esempio: io ho un grosso peso da portare dietro, posso portarlo sulle spalle o posso portarlo a forma di pallone e divertirmi e tirarci calci. Ora voi dite, cosa c'entra questo con la cellulite? C'entra, perché il nostro corpo è un organismo perfetto. Che cosa fa? Accumula in periferia tutto quello che potrebbe essere dannoso per i nostri organi, un po' come farebbe una perfetta massaia nel fare i sacchetti della spazzatura dentro casa e metterli agli angoli della casa, non lascia la spazzatura tutta in disordine. Ora, perché io vi parlo di lipedema? Proprio perché ha un suo inquadramento medico. Di fronte a quella che si definisce cellulite non ci può essere solo un approccio estetico, e io mi occupo anche di medicina estetica, quindi vi sto dicendo qualcosa in più, perché il problema va risolto da dentro, perché nell'ipedema la situazione anatomopatologica del tessuto è completamente diversa dal tessuto adiposo. Nel tessuto adiposo, che è più facile da sconfiggere, c'è fondamentalmente un accumulo di cellule grasse, più o meno cicciottelle, ma è tessuto adiposo. Nell'ipedema noi abbiamo tessuto adiposo e tessuto fibrotico messi insieme a mo' di alveare, e quindi il tessuto fibrotico fa come una gabbia intorno a tanti nuclei di tessuto adiposo. Quindi li isola. Li isola, li aggrappa. Sì, e li protegge. E quindi non ti permette di, anzi, la cosa porta alla crescita, alla diminuzione. E no? Se ci fosse anche un dimagrimento improvviso, porterebbe ad un'alterazione della silhouette, perché la nostra donna avrebbe un tessuto tipo bisaccia svuotato che si appende, ma il tessuto fibrotico rimane lì. Ecco perché poi la medicina estetica ci viene in aiuto con nuovi macchinari, come la radiofrequenza, come la cavitazione, dove noi dobbiamo far scoppiare le cellule adipose, ma dobbiamo anche rompere il tessuto fibrotico, altrimenti rimane un alveare schiacciato, ma appena noi rimangiamo un pochino, siccome i recettori sono sempre iperattivi e pronti a far fagocitare quel po' di grassi e zuccheri che girano nel nostro corpo, il tessuto si rigonfia e fa il cosiddetto effetto a buccia d'arancia. Altra tecnica è quella della mesoterapia, dell'infiltrazione. Questi tralci fibrosi e questi cumuli di tessuto adiposo devono essere meccanicamente rotti con l'ago.
Io col lago devo entrare e dove sento il tessuto molle, lì devo iniettare un cocktail che aiuta a bruciare il grasso, ma devo anche fare dei tunnel per poter rompere questi tralci fibrotici, altrimenti si ha una riduzione di taglia, ma paradossalmente la silhouette va a peggiorare. Quindi il questo lavoro è veramente chiaro, a 360 gradi. Poi un'altra parola chiave, un'altra parola magica che aiuta tantissimo, penso che sia la parola acqua. Acqua, sia dentro che fuori. Mai come d'estate dobbiamo bere 3 litri di acqua al giorno. Quando io chiedo ai miei pazienti, lei beve tanta acqua? Sì, molte mi rispondono un litro è poco. L'acqua serve al nostro corpo per disintossicarsi, per drenare, per pulire fondamentalmente. Quindi l'estate 3 litri di acqua al giorno, lontano dai pasti, perché il cibo deve essere ben concentrato per essere aggredito dai succhi gastrici, biliari e pancreatici. E poi l'acqua fuori, perché l'acqua è veramente un ambiente dove noi facciamo lavorare il muscolo, proteggiamo le articolazioni e dreniamo il sistema linfatico e venoso, perché il movimento dell'acqua contro il nostro corpo crea proprio questo ritorno veno-linfatico accelerato. Quindi quel dolore che noi sentiamo nel momento in cui si va a depositare in una determinata zona del corpo la cellulite è a causa di questa infiammazione, sì. Questo reticolato. Sì, è l'acidosi che c'è in quel distretto, l'accumulo di acidi, di tossine, di scorie che il nostro corpo ha messo lì. Ora, hai fatto una domanda molto pertinente, perché paradossalmente quando noi stiamo dimagrendo, quando stiamo combattendo l'ipedema o cellulite, in quel momento noi ci stiamo intossicando, perché tutte le tossine che sono localizzate nei punti critici, quindi le culotte de cheval, il ginocchio, la caviglia, nei casi più gravi anche l'addome e le spalle, le braccia, vanno in circolo. Quindi mai come in quel momento è importante basificare, e ci sono tanti prodotti sul mercato, disintossicare, perché il nostro corpo sta facendo quello che farebbe una massaia, apre i sacchetti della spazzatura e inizia a portare fuori il contenuto di questi sacchetti. Quindi facciamo una programmazione, dottoressa Anna, cosa dobbiamo fare in primis, fase numero 1, fase numero 2 e fase numero 3? Oddio, io vedo tutto insieme, però ve li elenco. Valutazione posturale, quindi riequilibrio funzionale, valutazione metabolica, quindi esami del sangue, esame delle urine, esame del sangue, ecografia tiroidea o addominale laddove serve, valutazione ginecologica, perché anche quello è importante per avere un aspetto metabolico corretto, inquadramento alimentare e modulazione del programma alimentare, che non è una dieta ma deve diventare uno stile di vita, e non da ultimo la scelta dell'attività fisica pertinente per quel determinato corpo, perché non tutti gli esercizi e non tutti gli sport vanno bene per tutti. Perfetto, tutto chiaro. E poi medicina estetica. Ecco, in questo caso ci sono delle terapie d'urto? Beh, sicuramente nell'immediato la medicina estetica è quella che ti dà proprio di più, se vogliamo proprio parlare di... Però si arriva alla chirurgia qui. No, io parlo di medicina estetica, quindi da mesoterapia, infiltrazioni, carbossiterapia, ozonoterapia. In questo caso come ci possiamo fidare? Cioè, nel senso, sai, tanti centri estetici ci propongono tantissimi trattamenti, quale scelgo il trattamento migliore per me e soprattutto da chi vado? Cioè, preferisco andare dalla dottoressa Anna, che c'è il titolo davanti, no? Dottoressa Anna, che ti porta a fare e maturare un determinato tipo di consapevolezza, oppure vado in questi centri specializzati che comunque la loro storia, la loro esperienza è nutrita dalla professionalità, perché lo fanno da tantissimo tempo. All'interno ci sono anche, penso, persone qualificate per poterlo fare. Non c'è una risposta giusta. Io penso che un inquadramento medico vada fatto. Poi tanti trattamenti si possono fare e si devono fare anche nei centri estetici, però un primo approccio medico secondo me va fatto, altrimenti si rischia che lasciamo il rubinetto aperto e continuiamo a svuotare una stanza che continua a riempirsi d'acqua.
Tutto molto chiaro, ma l'estate ha qualche aggravante sulla cellulite? Che si vede. Purtroppo sì. No, anzi, l'estate tra il mare, la possibilità di camminare, un'alimentazione più ricca di frutta e di verdura, è il periodo in cui un po' tutti dimagriscono, un po' tutti si rassodano, però si vede la cellulite l'estate. Ma il caldo, l'umidità, il tasso di afa incide in qualche modo la disidratazione del corpo? Ecco, quello volevo. Beh sì, per quello dicevo bere tant'acqua, mangiare frutta, verdura, prodotti di stagione. Quello sì, perché un tessuto disidratato, cioè un corpo disidratato, lo è prevalentemente in periferia, a livello del sottocute, quindi si vedono di più le rughe, a livello dei tendini, dei legamenti, cioè il cuore protegge il cervello, cioè l'organismo protegge il cervello, protegge il cuore, protegge gli organi nobili. Quindi sì, bisogna bere. Quindi, ultimi consigli, cosa dobbiamo fare noi donne a partire da adesso, appena finisce la tua intervista, Anna? Bere, mangiare sano, muoverci e affidarci ad un professionista. Grazie alla dottoressa Anna De Antoni per questa bellissima introduzione a un concetto di mens sana in corpore sano, perché noi pensavamo sempre che la cellulite potesse essere sconfitta sì con macchinari, sì con terapie, sì con creme, ma in realtà Deve partire da dentro. sempre queste bellissime riflessioni. Noi ci vediamo subito perché adesso torniamo indietro nel tempo, in una chiave di lettura anche un po' filosofica e psicologica, e parleremo niente proprio di meno che dell'eros, dell'importanza che ha questo ruolo fondamentale, identificato anche come un dio greco nell'antica Grecia, in una coppia amorosa. Pensa di amarsi, forse, chissà, ce lo faremo dire dalla nostra dottoressa psicologa, e poi soprattutto ci faremo introdurre in un mondo meraviglioso, come si suol dire, sollevante, quindi andremo in Oriente, ma soprattutto andremo tanto tanto indietro nel tempo grazie al nostro antropologo Giacomo Recchioni. Rimanete con noi. Tornato al sempre più abbronzato Giacomo Recchioni, il Grazie. nostro antropologo di fiducia. Assolutamente, la mia è una battuta, lo sai che sono una Certo. burlona. Ma io fidelizzo con molto piacere, quindi non c'è nessun problema. Perché tu che Buongiorno. fai? Vai, guardi il mare e rifletti, Diciamo che trovo prendi una buona spunto. fonte di ispirazione da tutto ciò che è talassico. E quindi, insomma, al mare si sta veramente bene. Io credo che poi, come diceva anche Ovidio, nel mare avviene una cosa, è il punto d'incontro, la battigia tra acqua, aria e terra. Quindi è un luogo dove c'è un rinnovamento costante. Ci può essere tanto vento o poco vento, ma il mare, l'onda c'è sempre, non si ferma mai, no? Quindi è un luogo di rinascita, è un luogo metafisico, se vogliamo, il punto d'incontro tra acqua, mare e terra. Mancherebbe il fuoco, mancherebbe, ma quello ci siamo già noi, quindi Noi siamo basta e fuoco avanza. e non a caso è proprio il tema di oggi, fuoco. Il fuoco però visto ovviamente, come avevamo detto poi la scorsa volta, a vedere con altri occhi. Cioè noi purtroppo siamo sempre costantemente abituati a leggere, a vedere la realtà con i nostri occhi, una sorta come se avessimo un filtro che tra virgolette è sempre occidentale. Oggi secondo me è un ottimo momento, anche perché manca poco a sabato, all'inaugurazione della mostra Xunga, quindi parlare di Mi sei arte messo il countdown. ed Eros, l'ho visto, grazie. Il contro la rovescia. Appunto per Scusami in vedere con italiano, il altri conto occhi. alla rovescia. Esatto, se no si sente Fusaro. No, 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 no. Che tra l'altro sarà presente sabato e parleremo appunto, andremo in profondità per capire questa dualità uomo-donna nella cultura giapponese, per cui l'uomo, il valore del bushido, il valore dell'onore, del samurai, e invece la figura femminile, non solo lontano nello spazio, ma anche lontano nel tempo, poiché noi oggi siamo nel 2021, ma andremo ad approfondire quel lasso di tempo che è il periodo Edo della cultura giapponese, per cui siamo dal 1600 al 1835, grosso modo, e poi il Giappone, dopo poco, terminano le stampe Shunga, il Giappone entra e si affaccia a livello mondiale come una potenza economica che tutti noi oggi conosciamo. E loro trattavano la materia di erotismo
non come siamo abituati noi a trattarla, ma la trattavano ovviamente come momento di estasi, come quasi un momento di passaggio, un varco dove l'essere umano si eleva. Invece molto spesso noi siamo costretti e pensiamo all'arte erotica come ai piaceri più viscerali della vita. Invece io credo che non siano dei piaceri viscerali assolutamente o solo viscerali, ma credo che sia anche un momento di elevazione dello spirito, altrimenti avrebbe ragione Battiato, cioè noi facciamo l'amore come le scimmie. Io mi incanto sempre ad ascoltarti, posso? Grazie. Ci tenevo a ringraziarti tanto, ma veramente a profondo del mio cuore, perché hai dato quel valore aggiunto, quella cultura che in qualche modo non si percepisce quotidianamente, la devi andare un po' a cercare, anche quella cultura che si è messa all'angolo, che per tanto tempo non ha permesso l'accesso proprio a tutti. E poterti avere in trasmissione ogni volta, ti invito e non batti ciglio, ti presenti e arrivi. Vedere una persona giovane che in qualche modo fa proprio tutto l'ambito culturale, antropologico, di ricerca, di storia, ma tanto del passato, che è talmente tanto passato che è innovativo. Ed è una visione lungimirante questa, per me è un motivo d'orgoglio. Io ti ringrazio veramente tanto per quello che fai, per come lo comunichi e per la collaborazione che è nata con noi, con Vera TV. Siamo grazie. Veramente orgogliosi di averti come personaggio e come punto di riferimento. Grazie. E non a caso abbiamo voluto onorare questa ultima pillola in questa settimana parlando della tua mostra che si inaugurerà il 7 di agosto alle ore 19 presso il Palazzo Vallorani, ovvero il Museo Vita Cilius. Siamo sulla statale e via Fratelli Rosselli 117, è facilmente, ci si arriva veramente in maniera facile, si può parcheggiare anche nei parcheggi della stazione di Grottammare. E abbiamo fatto, insomma, abbiamo provato a portare un pezzo di Giappone nel Piceno e penso che ci siamo riusciti. L'allestimento ormai è quasi terminato, stiamo mettendo a posto, diciamo, proprio le ultime rifiniture per cercare di accogliere nel miglior modo possibile il visitatore. Ovviamente non abbiamo impostato una mostra didascalica, quindi con magari approfondimenti scritti, ma noi vogliamo lasciare la massima interpretazione al visitatore, ovvero la persona che entra dentro questa mostra non deve avere delle risposte, no, deve fornirsi, deve uscire, deve porsi delle domande. Questo è il nostro obiettivo. Quando tu hai detto che non è facile trovare magari degli approfondimenti culturali, io vorrei ricordarti che la diffusione di queste stampe era proibita in Giappone, per cui sono arrivate queste stampe in Europa nel 1858. Prima non potevano arrivare, per cui la cosa bella di quest'arte, al di là che è un'arte fascinosa, è un'arte magari molto lontana rispetto alla nostra cultura, ma è un'arte che ha veramente un fascino perché non è stata poi così tanto divulgata, e quindi io credo che abbia un doppio valore aggiunto, perché è un aspetto latente in realtà, ma anche segreto, misterioso, sia perché rappresentava ovviamente la loro sfera più intima, sono le scene erotiche non è che si buttano mai o si trovano, ecco, in luoghi dove noi siamo adusi a andare, ma neanche nei musei, perché appunto è un tema di nicchia. Io credo che questo sia il valore aggiunto, cioè trattare un tema di nicchia e renderlo però fruibile al pubblico e magari, perché no, unirci anche un piatto di sushi, unirci un calice di vino, perché è vero che il sushi nasce alla fine dell'Ottocento, ma è pur vero che noi abbiamo una contaminazione italica e giapponese. E qual è? La tempura. Tutti pensano alla tempura come una cosa che sia giapponese, invece è stata introdotta dai cristiani, quindi è stato fatto un viaggio che ha portato una parte di nostra tradizione. Ricordiamo che Matteo Ricci, colui che ha portato un pezzo di Cina in Italia e un pezzo d'Italia in Cina, era marchigiano ed è nato a Macerata.
In tutta questa chiave di lettura abbiamo deciso, con la collaborazione della nostra bravissima dottoressa Cinzia Valenti, psicologa, terapista e sessuologa, di analizzare l'Eros con una chiave di lettura particolare. Quindi, come punto di riferimento, l'Eros, che viene da questo concetto puro, filosofico e importante, che a livello storico ha dato tanto e che grazie a te e al lavoro che c'è dietro riusciremo ad ammirare sabato pomeriggio, sabato sera. Ma effettivamente oggi l'Eros cosa è diventato, cos'è, come si è evoluto, perché ci sono tutte queste crisi, la crisi di coppia, ci sono problemi molto importanti come quello della mercificazione del corpo ancora e soprattutto della violenza sulle donne. E diamo il benvenuto ed entra subito la nostra dottoressa Cinzia Valenti, che ha avuto purtroppo un incidente di percorso, un contrattempo per strada, ma si unisce a noi a questo meraviglioso discorso. Storia, Eros e evoluzione dell'Eros. Dottoressa, che cos'è l'Eros? Allora, l'Eros è una delle parti più importanti di noi, che ci collega con la nostra sfera emotiva, affettiva e anche sessuale. E diciamo che l'Eros nell'Occidente, negli ultimi tempi, da un po' di anni, è venuto un po' a mancare per via di situazioni di vita e di relazioni che l'hanno un po' compromesso. Ma diciamo anche che in Occidente è il senso di colpa che probabilmente limita tantissimo il poter vivere la passione, l'amore e la sessualità in maniera libera, perché il senso di colpa, soprattutto nel territorio appunto occidentale, è molto limitante nel poter esprimere pienamente la propria sessualità, e tutto questo poi porta ad atteggiamenti devianti. Le perversioni, le violenze, tutto ciò che riguarda una sessualità malata, perché la rigidità degli insegnamenti, la rigidità con cui viene vissuta, a volte porta poi a deviazioni anche nel rapporto uomo-donna o comunque nelle relazioni affettive, e questo è un grande limite purtroppo. Invece dovremmo imparare tanto dall'Oriente a vivere una sessualità appunto più fluida, ma anche più creativa, perché diciamo che anche nell'eros, nella passione, nella sessualità rientra tanto la creatività, tanto anche il saper, il gioco, no? Il gioco, il piacere. Quante volte abbiamo detto che la creatività è gioco, la creatività è anche il piacere di fare le cose, e così deve essere la sessualità, non deve essere vista come una cosa relegata soltanto alla procreazione o come qualcosa che sia o come qualcosa di limitato, di sbagliato, no? In certe occasioni la sessualità ci riguarda tutti a 360 gradi, fin da quando nasciamo, fin da quando siamo piccoli, è il modo di relazionarci con gli altri, anche la sensualità con cui riusciamo a trasferire certe emozioni, certi pensieri nelle relazioni. E purtroppo diciamo che in questo periodo, soprattutto in questo periodo di pandemia che abbiamo vissuto, molto spesso l'Eros è stato relegato soprattutto ai mezzi tecnologici, e proprio per questo diciamo che è molto aumentato l'uso della pornografia. Purtroppo, ahimè, anche la pedopornografia è tanto aumentata. Quella è una piaga. Perché, sì, proprio perché l'Eros viene visto come qualcosa di trasgressivo, come qualcosa che deve essere ricercato, quasi di nascosto. E invece è bello vivere il proprio Eros anche alla luce del sole, sempre nel rispetto dell'altro, no? Vorrei tornare proprio su questi punti, dottoressa, sui tabù che hanno la coppia oggi. Quali sono le problematiche maggiori di comunicazione erotica in una coppia? Ma invece torniamo al messaggio aulico, che la storia ci ha insegnato dalla notte dei tempi. Eros era un dio greco. La dimostrazione che quello che ha detto la dottoressa prende posto e radici dalla notte dei tempi. Certamente, ma io volevo sottolineare più che altro un aspetto, una forte carenza che poi si va a interconnettere con tutto quello che abbiamo ascoltato poc'anzi. Nella cultura occidentale una delle piaghe enormi, e io lo vedo nel senso da uno sguardo antropologico, è l'assenza del sacro.
prima abbiamo sentito la prostituzione. La prostituzione è antica forse quanto l'uomo, ma nell'antichità, soprattutto nella cultura greca, si chiamava ierogamia. Quindi era prostituzione sacra. Allora, oggi c'è un problema di fondo enorme, che manca l'aspetto del sacro. E il sacro manca ovunque, manca nel mondo del lavoro, manca nel mondo della famiglia e ovviamente manca anche nel mondo della sfera erotica. Allora, quando va a mancare l'aspetto del sacro, subentra tutto quello che abbiamo sentito di negativo nel mondo dell'amore. Allora, perché un assist, o come si dice in gergo, un gancio, potrebbe venire appunto proprio dalla cultura orientale? Perché nella cultura orientale il sacro è presente ovunque. E quindi che cosa succede? Che noi, che siamo una società dove l'aspetto sacrale fa rima con l'aspetto economico, non possiamo che non essere materialisti anche nell'eros e annullare completamente appunto la sfera del sacro. Perché se io posso comprarmi un sentimento, fondamentalmente io vado a togliere, vado a recidere, vado a sfrondare tutto quello che di sacro potrebbe esserci. Posso? Certo. Una piccola riflessione, mi viene da pensare a tutti quei social che adesso circolano nel mondo delle coppie, o per individuare un partner che possa essere sessuale o partner vero, perché poi dopo ci sono quelli che garantiscono la relazione duratura e fedele. Cioè, anche questa differenza. Però è una mercificazione in sé per sé, perché proprio tu scegli come un catalogo la persona. Questo è un bene o un male, dottoressa? Questo è un male. È subito un male, perché mi ricollego a quanto diceva l'antropologo. Cioè, oggi l'affettività e così anche la sessualità è usata molto come usa e getta. Tendiamo nella nostra società, no? A usare le relazioni, le persone, poi quando c'è prima cosa che non va bene, subito diciamo no, questo rapporto non può andare. Oppure anche nella sessualità, io come sessuologa tratto spesso disturbi e disfunzioni sessuali nella coppia, e tante coppie arrivano magari, soprattutto i maschi da questo punto di vista, ad avere problemi nella sessualità, perché le donne dicono no, io non sto più bene con te perché non mi soddisfi a livello sessuale, no? C'è questa poca pazienza anche di aspettare, di aiutare l'altro, la dolcezza, la gentilezza, sono aspetti che mancano, sono aspetti sempre collegati a quella che è l'affettività, la relazione passionale, che ci devono essere, anche questi collegati al sacro, come dicevi, perché il sacro presuppone che noi siamo anche pazienti nell'ascoltare l'altro in maniera empatica, nell'avvicinarci all'altro con dolcezza, con delicatezza. E quanto spesso invece oggi la pornografia ci porta a vedere la sessualità come qualcosa di violento. Molto spesso i bambini, io vado nelle scuole a fare educazione sessuale ed affettiva, dicono, i maschietti soprattutto, che loro vengono educati dai loro papà a vedere i siti pornografici, così a vedere la donna da quel punto di vista mercificata, il corpo della donna usato e anche abusato in certi casi, no? E poi sappiamo quanto ci sono questi siti di dark web, dove le violenze sono diffusissime su donne, su animali, addirittura bambini. Cioè il sesso viene visto come qualcosa di violento, e invece l'aspetto del sacro, il ritorno alla delicatezza dell'amore, alla passione, al tempo, anche il tempo, no? L'Oriente ci insegna la delicatezza, il tempo da dedicare alla passione e alla sessualità, la delicatezza, no? Del rapporto sessuale. E invece noi siamo abituati a una sessualità più sfrenata, più... Vedevo Giacomo che scalpitava. No, pensavo anche a un altro problema, che è il concetto di privacy. Cioè oggi che cos'è intimo e cosa non lo è? Cioè noi oggi parlare di intimità, ma intimità non esiste, è un concetto utopico. Noi oggi non abbiamo più l'intimità e il concetto, se vogliamo, della privacy. Quindi abbiamo, credo in 20 anni, in 30 anni, sdoganato molte forme
di, tra virgolette, liberalizzazione del corpo, che poi a quanto pare si ritorcono completamente contro, perché poi è vero che dimmi che social hai e ti dirò chi sei, no? Un tempo io dicevo dimmi chi preghi e ti dirò chi sei, no? Oggi invece basta capire, siamo tutti catalogati in chi ha quello, chi ha quell'altro, però poi viene meno che cosa? Viene meno l'essenza umana della persona, cioè nel senso che scegliere un compagno in un social è l'aberrazione neuronale dell'essere umano, cioè nel senso vuol dire che è finito tutto, che è finito, noi siamo quell'ultima parte di Raffaello Sanzio, nel senso, no? Noi marchigiani abbiamo una piccola parte che lievita dentro di noi e io credo che insomma sia veramente poco onorevole per un essere umano cercare affidarsi come, quindi c'è una piaga, comunque sia c'è un problema che io credo che prima lo si affronti e meglio è, però io vedo che comunque sia è troppo veloce il mutamento che propone la società rispetto alla nostra analisi che noi possiamo fare, perché comunque sia abbiamo due velocità diverse e oggi l'eros, e lo si vede anche nei social, è finanza, ma se l'arte è finanza non vedo perché non lo debba essere il mondo dell'eros finanza, e quindi noi vediamo, accendiamo la televisione e viviamo in un mondo che sembra un sito porno fondamentalmente, sdoganato però, e quindi io credo che questo debba farci riflettere su che cos'è il corpo alla fine, su che cos'è la materia. Io ci vedo tanto dell'involuzione della chiocciolina in sociologia, il peso della casa della chiocciola, certo. Deve a un certo punto arriva a un massimo, a un picco, e quindi deve ritornare indietro perché la chiocciola non potrebbe più sostenere lo stesso peso, che è 10 volte il peso stesso. E io vedo la stessa cosa, quando il problema diventa grande, inevitabilmente c'è un'involuzione, si ritorna indietro. Quindi sono molto fiduciosa e potremmo prendere spunto proprio da questa mostra per sviluppare certi meccanismi. Dottoressa, potrebbe essere terapeutico vedere la mostra organizzata dal nostro curatore Giacomo Recchioni e iniziare a vedere con altri occhi l'eros? Sicuramente sì, potrebbe essere di grande auspicio per vivere una sessualità e un'affettività diversa, il ritorno alla calma, dico sempre io, in ogni cosa e soprattutto anche nelle relazioni, perché mi veniva in mente anche il fatto di scrivere delle lettere, no? Oggi usiamo tanto i social, mandiamo messaggi brevi, messaggi, quando va bene, messaggi vocali se riusciamo, e invece le lettere non si usano più, e invece la bellezza di una lettera, l'attesa di poterla leggere. E anche la cognizione, no, che sperimentiamo nel poter scrivere, trasferire le nostre emozioni in un messaggio scritto, anche in un dipinto, in un disegno, questa è la vera bellezza, questo è ciò che riusciamo a trasferire a livello emotivo più profondo attraverso appunto una creazione, attraverso la creatività, e lo scrivere una lettera così come il fare un dipinto oggi potrebbe essere qualcosa di innovativo, no? Una volta era visto come qualcosa di abitudinario. Oggi, se un uomo scrivesse una bellissima lettera d'amore a una donna, quanto potrebbe farle piacere? Non lo so. Non verrebbe visto come uno sfigato, probabilmente. No, non è vero, voglio aspettare. Chissà. Chissà. No, uomini, cercate di essere un po' più romantici. Scrivete delle lettere romantiche, che a noi donne fa piacere. Ieri ho... Ma io oggi penso... un Rolex oppure un Cartier, secondo me, c'ha più il suo fare, purtroppo, però io sono sincero, sai. Lo so, che sei diretto, ecco. Caro Giacomo, però dobbiamo invece osteggiare altri comportamenti. C'è da riflettere su questo. Proprio firmarsi, scrivere una lettera e firmarsi proprio Cartier, oppure così uniamo l'utile al dilettevole. Bulgari, facciamo belle e si aprono. Vai con le pubblicità, li abbiamo messi tutti. Scherzi a parte, un consiglio ce li stava già dando la dottoressa, quindi per scardinare tutti quei tabù e, come dico io, no, le credenze, io immagino tutte teste, a posto delle teste ci sono le credenze, i mobili, quelli di nostra nonna, uguale, togliamole quelle credenze. Togliamo quei modi di pensare, andiamo oltre, guardiamo oltre grazie anche a persone come Giacomo che ci possono dare gli strumenti. E soprattutto Giacomo, dici come dobbiamo guardare queste opere. Sì, allora, farò un parallelismo tra Orazio, quindi cultura latina, e il mondo dell'arte fluttuante. Avevano due cose in comune.
il carpe diem, cioè nella cultura del periodo Edo giapponese, quindi dal 1600 al 1858, grosso modo la borghesia giapponese aveva capito e aveva fatto proprio parte, aveva fatto sì che si potesse vivere e credere in un mondo dove il tutto scorre, ma va preso, va colto l'attimo, perché era una società molto ricca, aveva una borghesia che stava prendendo piede, come la stessa cosa si poteva paragonare nel mondo romano dell'epoca. Per cui io l'invito è quello del carpe diem, di cogliere l'attimo, un attimo fluttuante e un attimo che sia diverso rispetto alla nostra cultura, perché nelle stampe giapponesi l'eros viene visto come un momento estatico e io credo che noi abbiamo molto da prendere dall'Oriente, soprattutto il rispetto che ci sono tra le persone. E io credo che quindi si possa fare un giro e respirare un altro mondo nel proprio mondo. E sembra un po' Marzullo adesso. Le Marzullo piace, è il mio dio principale. Direttore. Voglio se posso dire una cosa rispetto a quello che stai dicendo, di come l'eros tra maschio e femmina, perciò tra l'uomo e donna in Oriente, venga visto a pari piacere, ecco. Cioè si dà tanta importanza al piacere femminile quanto a quello maschile, cosa che invece noi in Occidente siamo più portati, adesso le cose stanno cambiando per fortuna, però in passato si era più portati e concentrati al piacere maschile, tanto che il piacere femminile veniva trascurato. Per fortuna gli ultimi studi sulla psicologia e sulla sessuologia hanno portato a rivedere il piacere femminile come importante, così come invece in Oriente già da tempo veniva considerato. Certo, infatti proprio in alcune stampe, soprattutto nel Settecento, del periodo Edo, si può proprio vedere l'automasturbazione, cioè quando noi avevamo i fondi oro, i putti, i dipinti, loro avevano l'automasturbazione femminile nelle stampe. E ma qui c'è un'analisi sociale, antropologica che va approfondita e io, visto i tempi televisivi, perché abbiamo anche un altro ospite, certo, dobbiamo fermarci qui perché poi dopo c'è il rischio che veramente iniziamo ad analizzare per 2 ore e mezzo dall'eros, non si sa dopo dove si arriva, con Cinzia Valenti e Giacomo Recchioni, è un bel rischio. Io vi ringrazio dal profondo del cuore veramente, grazie dottoressa Cinzia, grazie a voi. Giacomo. Ci ritroveremo sicuramente dopo le ferie, dopo questa estate ci ritroveremo a Pourparler per parlare tanto ancora. In bocca al lupo per i vostri progetti e programmi estivi. Noi ci fermiamo brevissimissimamente, lo so che non si dice, però Tassotti era per rendere l'idea, perché siamo in dirittura d'arrivo e c'è l'ultima ospite e rimaniamo in tema storico perché parleremo del grande, unico, irripetibile personaggio storico che è marchigiano. Sisto Quinto? Ti ho beccato. Non gli puoi tenere nascosto nulla, non lo so, come l'ha detto, no? come e lo sai come che lui bambini. aveva 3 ambasciatori giapponesi, quando ecco. Cioè, quindi c'è un collegamento. Sisto Quinto è un personaggio veramente unico al mondo e adesso la curatrice della mostra, visto l'anniversario dedicato a lui, ci parlerà di tantissime cose al riguardo. Pubblicità. Siamo in diretta? Papa Sisto Quinto fu, a quanto pare, si è materializzata qui ufficialmente, che onore averla o averti, ci vogliamo dare del tu, rompiamo ogni schema come ha fatto Sisto Quinto? Andiamo con il tu, che a noi marchigiani piace molto darci del tu ed è assolutamente per me un piacere, quindi per me è un onore avere Daniela Tisi che rappresenterà la cultura e soprattutto l'identità di questo personaggio così importante per i marchigiani e soprattutto per Grottammare e non solo, Montalto, perché l'identità rappresentativa di questo ragazzo è nato 500 anni fa, che in qualche modo ha rivoluzionato il mondo del Vaticano e non solo.
Esattamente, sì. Innanzitutto mi fa molto piacere poter parlare qui in questo contesto, devo dire, molto, molto piacevole. Parlare di un personaggio che è legato non solo, come giustamente hai detto tu, a Grotta a Mare e al territorio, ma a Montalto e a tutte le Marche. Sisto V è un papa che è molto significativo, importante, un pontefice con un grande carattere, che quest'anno omaggeremo insieme alla regione, alle diocesi coinvolte nel comitato celebrativo per questo grande papa, omaggeremo nel suo 500° anniversario dalla nascita di Sisto V. Quindi ci saranno delle iniziative molto interessanti e importanti intorno a questa figura di pontefice che anche attraverso questo comitato celebrativo per Sisto V si sta riscoprendo anche come un personaggio che va anche oltre quello che è la figura che lo caratterizza principalmente come l'epiteto di Papa Tosto. Quindi si va oltre questa immagine. Sisto V è molto di più, lo riscopriamo come un marchigiano legato al suo territorio e un marchigiano, un grande personaggio che ha avuto una visione. Tant'è che la mostra che è attualmente in corso a Montalto delle Marche, inaugurata a fine giugno, tuttora insomma fruibile, ha come titolo Sisto V Papa Visionario, perché la visione di Sisto V è una visione di territorio, è una visione alta che è legata non solo al suo pontificato nella città eterna a Roma, ma nelle sue radici proprio marchigiane si è potuto ammirare, vedere e vorremmo trasmetterla a tutti i marchigiani e i visitatori che verranno in mostra, questa visione che il Papa aveva della sua terra. Quindi non è solamente un omaggio alla sua patria natia, perché lui la definisce patria carissima Montalto, ma un Papa che è nato, lo ricordiamo, a Grotta a Mare. E non è un regalo, un pensiero che Sisto V fa al suo territorio solo perché è legato alla sua terra d'origine, ma forse diciamo che è uno dei tanti personaggi marchigiani che ha capito le grandi potenzialità di questo territorio e in primis Montalto. C'è tanto da raccontare di questo personaggio, abbiamo fatto anche degli approfondimenti appunto per questa importante celebrazione. Però mi piacerebbe capire meglio all'interno della mostra quale aspetto esce fuori e soprattutto da dove siete partiti per ricostruire questa stravagante personalità, caparbia ma soprattutto fondamentale per la storia, perché non ci dimentichiamo che grazie a Papa Sisto, in qualche modo, Papa Sisto V, la storia è cambiata. Ci sono tante cose organizzative da cui sono state poi riprese e rese fondamentali a livello politico, organizzativo, grazie a quest'uomo visionario e lungimirante. Quindi voglio capire un po' la chiave di lettura, di interpretazione e quello che ci aspetta all'interno delle mostre. Allora, questa mostra innanzitutto parte, come nella sua idea iniziale, in primis per rendere di nuovo fruibili e visibili le collezioni dei musei di Montalto delle Marche, sia quelli civici che quelli diocesani, che purtroppo ancora oggi sono chiusi a causa del sisma, quindi sono ancora inagibili. Quindi la priorità dell'amministrazione comunale insieme alla diocesi di San Benedetto Ripatranzone e Montalto e nello specifico ai Musei Sistini è stata quella di rendere di nuovo fruibili queste collezioni. Abbiamo trovato uno spazio, un contenitore decisamente adatto a questo contenuto importante che è Palazzo Paradisi, un bellissimo palazzo recentemente restaurato e reso fruibile nel centro proprio del paese, a fianco della concattedrale di Montalto, e quindi si è partiti da questa motivazione, che è una motivazione forte, quindi rendere ancora fruibili e visibili le collezioni chiuse in deposito dopo il sisma del 2016. Però poi, approfittando del quinto centenario della nascita di Sisto V, abbiamo voluto restituire alla comunità montaltese, marchigiana e non solo, una figura di Papa, appunto Papa Sisto V, legata alla sua terra, cioè ci siamo messi dal punto di vista
dell'uomo e del pontefice, e soprattutto dal punto di vista della personalità di Sisto V, che, come hai già detto tu, è una personalità complessa, una personalità importante, decisamente, però il suo punto di vista e la sua visione per la sua patria carissima, città di Montalto Marche. Voi pensate che un piccolo borgo dell'entroterra piceno è elevato a rango di città, a rango di diocesi e di presidato sistino, proprio per volere di questo Papa. E non è semplicemente un omaggio alla sua terra, che definisce patria, ma è una visione dell'importanza strategica e delle bellezze del nostro territorio. Quindi è andare oltre, e su questa lettura noi vogliamo ripartire proprio dalla sua visione per portare avanti il suo progetto, che è in parte solamente un omaggio ai suoi territori, ai suoi luoghi dell'infanzia, ma è semplicemente la visione di un uomo molto intelligente. Ovviamente poi una volta asceso al soglio, diventato appunto pontefice, ha tutte le possibilità e le potenzialità per rendere questo piccolo centro un centro importante e propulsore. Ma se noi vediamo proprio i progetti ambiziosissimi che aveva Sisto V per Montalto e per le Marche, fa capire tanto. Fa capire primo tanto. Promotore della regione Marche, in poche parole. Sicuramente il più importante, ma uno dei tanti, perché adesso poi ci dovrà far riflettere. Adesso noi marchigiani viviamo questa condizione di riscoperta delle nostre potenzialità, visto che abbiamo tanti marchigiani che stanno ottenendo dei risultati importanti, anche ai media abbiamo la figura del nostro commissario tecnico della nazionale, Roberto Mancini, che ha riportato questo enorme risultato, così come tanti sportivi marchigiani, il nostro campione, assolutamente, che hanno ottenuto l'oro alle Olimpiadi. Quindi abbiamo questa... Forse ci dovremmo scrollare di dosso quest'aurea mediocrità se ogni tanto abbiamo, invece andare all'essenzialità dei marchigiani, che è legata, noi per esempio nella mostra abbiamo voluto scrivere. Facciamo vedere, c'è questo opuscolo che ovviamente si può trovare sul sito ufficiale, questo, possiamo sì. avere tutte le informazioni, i numeri, mi raccomando, perché adesso col Green Pass dobbiamo assolutamente avere tutto in regola e permettere il giusto fluire delle organizzazioni per onorare anche esatto. il grande lavoro che c'è stato dietro l'organizzazione della mostra stessa. Quindi mi raccomando, tutte le informazioni, sito dove lo... Allora abbiamo il sito, abbiamo Visit Montalto, che è il sito ufficiale dove, diciamo, quello legato alla promozione culturale e turistica degli eventi di Montalto delle Marche. C'è anche un sito tra l'altro legato alle celebrazioni del centenario per la nascita di Sisto V. Questo nello specifico è una piccola brochure che noi chiamiamo un mini catalogo. L'abbiamo fatto di questo formato perché ci piace pensare che possa essere tascabile, molto pratico, dove abbiamo messo ovviamente nel frontespizio, nella copertina, c'è il logo del centenario, che è ripreso, guarda caso, da un monumento che Pericle Fazzini, altro personaggio illustre marchigiano molto importante, dedica a Sisto V. E pensate che questo è l'ultimo monumento, l'ultima opera che realizza il maestro prima di morire, ed è un'opera dedicata a Sisto V. Quello che vedete dentro è un profilo, è il profilo del Papa, che noi abbiamo voluto, scelto proprio come logo del centenario di questo importantissimo compleanno del Papa. E chi meglio di Pericle Fazzini poteva realizzare questo logo? E quindi abbiamo scelto come immagine, come logo ufficiale delle celebrazioni sistine. Ma vi dicevo che all'ingresso di questa mostra a Montalto, che tra l'altro devo dire con nostra grande soddisfazione, non solo mia ma dell'amministrazione e di tutti gli operatori, i professionisti, i giovani che ci hanno lavorato, sta riscuotendo un successo veramente significativo, apprezzata sia dal punto di vista dell'allestimento ma soprattutto come iniziativa. Finalmente torniamo a fruire della cultura, quindi abbiamo dei buoni feedback da questa mostra. E nella parete, diciamo nel concept di questa mostra, noi abbiamo voluto riportare una frase attribuita al pontefice che recita così: i prudenti devono far sempre conto di morir presto e perciò fare al più tosto quello che devono, che racchiude in parte quella che è la personalità di Sisto V, che è uno che in 5 anni di pontificato ha fatto veramente tantissimo,
ma racchiude anche lo spirito di noi marchigiani che, come dire, siamo molto pratici e cerchiamo di lavorare sodo e di andare, insomma, a raggiungere quegli obiettivi significativi che ci siamo preposti. La mostra ovviamente rimarrà aperta per tutto il mese di agosto. Non solo, noi arriviamo fino al 31 dicembre, quindi abbiamo fino a fine anno, ma adesso siamo aperti tutti i giorni, quindi per chi volesse visitarla, insomma, a noi fa piacere, ecco. Una cosa bellissima che volevo chiederti, cara Daniela, adesso mancano 2 minuti prima della chiusura della trasmissione. La cosa che ti ha colpito di più di quest'uomo, per esempio io, ascoltando e studiando la sua storia, non sapevo che lui di nascosto girasse per le vie di Roma chiedendo di sé e che cosa pensassero le persone di questo Papa. E questa cosa mi ha colpito, mi ha affascinato tantissimo, perché ha di strategia, lui era uno stratega, era un politico puro, più che un uomo del Signore. Beh, allora, io ovviamente ognuno ha una sua lettura, giustamente come quella che hai raccontato tu, no? Personale, e, diciamo, che ci colpisce. In verità le sfaccettature di questo Papa, di questo uomo prima di tutto, sono veramente tante, sono molte. Ovviamente ha un aspetto da stratega, ma io non lo trovo diciamo disgiunto dall'aspetto invece di uomo religioso e profondamente ispirato da Dio, perché poi è stato pontefice e il Papa è il Cristo in terra, così è per la Chiesa, e tutta la sua architettura, tutta la sua strategia, come giustamente hai detto tu, perché poi era anche un abile stratega in questo, e non c'è nulla di male, anzi ha portato proprio una visione in maniera positiva, assolutamente positiva, però lui agiva anche per dimostrare anche la magnificenza, no, della bellezza del creato, quindi anche nell'architettura romana, anche nelle sue mille sfaccettature, lui era attento a questo. Poi è vero che ovviamente ci sono questi aneddoti, lui amava anche, insomma, era una persona molto intelligente, quindi girava anche, diciamo, sotto mentite spoglie, ma più sì per avere un riscontro di quella che era la sua figura, ma proprio per seguire tutto quello che lui ideava, progettava e curava fino al piccolo dettaglio. È questa la cifra vera di questo grande uomo, che non si è lasciato sfuggire nulla. Abile stratega, visionario, perché poi alla visione bisogna allacciarci un progetto dietro, altrimenti resta semplicemente un desiderio, un'utopia. Invece Papa Sisto V, Papa visionario, che avrebbe realizzato dei grandissimi progetti oltre quelli che ha fatto, peccato che ha avuto solo 5 anni di pontificato, troppo poco per una personalità così ricca e così veramente ben strutturata da portare a segno tutti gli obiettivi prefissati, anche a stretto giro. E anche questa volta la storia ci ha dimostrato che nel passato in qualche modo si stava avanti rispetto ai giorni d'oggi, in qualche modo dobbiamo attingere dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura, dalla nostra identità. E grazie al lavoro di persone come la dottoressa Daniela Tisi, che ringrazio profondamente, l'amministrazione pubblica e tutta la parte della comunicazione, quindi ringrazio Maria Ida e ringrazio ovviamente tutte le persone che partecipano, che fanno cultura in maniera diretta. Voglio fare un'ultimissima domanda velocissimamente, che devo andare allo studio. I turisti come prendono questa iniziativa? Allora, ovviamente hanno dei feedback totalmente positivi, che noi abbiamo tra l'altro registrato in questo libro che lasciamo a disposizione a fine mostra, quindi quando si fa questo bellissimo percorso c'è la possibilità di vederlo, e rimangono comunque sorpresi e meravigliati nel vedere che nel suo piccolo ha una, diciamo, questa mostra ha delle importanti novità, dalla collezione numismatica Sistina, che è stata recentemente donata dal professor Grisostomi, fino ad arrivare, come ho detto, alla lettura della famiglia Peretti con la grande personalità della sorella. Insomma, abbiamo dato una lettura di questo Papa a 360 gradi, fino a chiudere nella sala dei doni di Sisto V, dove c'è proprio questo reliquiario Sistino, che questo è interessante capire, che è un cimelio straordinario, ma quello che ci piace pensare è il gesto del Papa, che vedendolo se ne innamora nell'esposizione dei tesori, appunto, del Vaticano, e nel
587 lo prende e lo dona alla sua comunità che definisce patria carissima, quindi è anche questo gesto. I turisti hanno capito lo spirito ovviamente della mostra e siamo diciamo pienamente soddisfatti con l'amministrazione comunale e tutti quelli che hanno lavorato insieme a noi. Grazie infinite a Daniela Pisi, grazie infinite a tutti voi, grazie per averci seguito, quindi mi raccomando, Montalto da adesso fino alla fine dell'anno. Ci siamo. Un grande protagonista della storia, ma dell'identità del nostro territorio, che dobbiamo in primis onorare conoscendolo, quindi andiamo a Montalto, onoriamo questo grande Papa e cerchiamo anche noi di essere lungimiranti tanto quanto per riprendere la visione, per prendere spunto, per essere un po' più visionari, perché oggi ne abbiamo bisogno. Grazie per averci seguito, domani ci salutiamo, quindi c'è un Toto scommesse sui gavettoni, chissà, il primo gavettone alla regia, a Marconi, chissà se domani ci sarà, chissà, Tassotti, grazie. Grazie a tutti quanti voi, grazie pubblico, ci vediamo domani, puntuali come sempre, direttamente dalla Riviera delle Palme, vera mattina estate. Buon proseguimento.